quello che vediamo con voi, che non diciamo che è più pubblico. Ma per me è pubblico, perché non posso rifare 350 link. Basta un nuovo video che finisse. Ora sta andando. Quindi che canale stai? Eh? Canale stesa. Quello di Europa. YouTube. Sei viva? Stai bene? No. Cosa è successo? No, è che sono tornate. Cosa è successo? Fra, ma c'è, sta registrando. Ah. Chi mi sono? Streaming e recording? Sì. Dal vivo adesso.
Bravo audio, bravo audio.
Come comunicare alla maggioranza invisibile. Io sono Martina Di Simplicio e vi presento brevemente la fonderia Oxford, che è uno dei co-inventori di questa iniziativa insieme all'associazione Possibile, di cui poi parlerà Jessica in due minuti senza rubare troppo tempo ai nostri ospiti. La fonderia è un'associazione che si occupa di politiche per l'Italia, nata 4 anni fa a Oxford. Il nome ufficiale sarebbe Fonderia Oxford, momentaneamente in London, o forse tra le due sedi. Ed è un'associazione che è nata con l'aspirazione di essere un piccolo think tank che proponeva eventi dove si parlava di politiche, dove si parla di politiche che hanno un rilievo per l'Italia, a partire da un taglio forse un po' più accademico, o comunque evidence-based. Negli anni ci siamo interessati di lavoro, di economia, di energia, e quello che abbiamo fatto è stato sempre invitare persone, più delle volte italiani, più delle volte, ma non sempre, immigrati più o meno temporaneamente in UK, che presentavano magari il loro ambito di esperienza o spesso di ricerca accademica su uno di questi temi. E che poi veniva discusso sì a partire magari da una ricerca e da dei dati, però poi per discuterne invece in senso politico, ovvero per discutere come a partire da quello che si sa in termini di lavoro, di energia e così via, si potrebbero implementare delle politiche utili al nostro paese con un'impostazione un po' meno ideologica e un po' più basata sui fatti. Come fonderia siamo stati un po' silenti per un po' di tempo e adesso ci siamo rimessi in moto con questo bellissimo, facciamo pubblicità, sito. Emanuele, che è in linea da Parigi, è stato con me, con altri ragazzi, uno dei fondatori della fonderia. E un po' dal lavoro, anche dalle nostre prime discussioni,
discussioni e poi dal lavoro accademico di Emanuele Ferragina è nato il suo libro precedente, è stato poi seguito dal libro che ha scritto invece con Alessandro, di cui ci parleranno oggi. E qui ringraziamo la fonderia. Quindi ringraziamo un po' la fonderia. Chiudo diciamo soltanto che c'è un foglio che gira dove potete lasciare le vostre mail se siete interessati a saperne di più, poi a partecipare alle nostre iniziative o a parlare a una delle nostre iniziative, sia come fonderia che come possibile. Vi ringrazio e passo ancora la cessa. Grazie Martina, grazie a tutti per essere venuti qui a questo secondo evento degli Uomini Impossibile. Il primo l'abbiamo organizzato ad aprile durante la campagna di Moving Forward e questo invece è il primo che organizziamo con la fonderia. Spero di il primo di una lunga serie. E vorrei anche ringraziare l'Italian Society del King's College che come al solito ci ha permesso di essere qui stasera. Volevo dire due parole su Possibile, che è un'associazione nata quasi un anno fa, a luglio del 2014 a Livorno, dall'esperienza dei comitati a sostegno della candidatura di Pippo Civati a segretario del PD. L'obiettivo di Possibile è quello di animare il dibattito tra le forze del centro-sinistra e accogliere delle proposte che incentivino la mobilitazione e la partecipazione dei cittadini. Infatti Possibile si mobilita su delle campagne mirate su temi che ci sono più vicini, per esempio abbiamo pubblicato poche settimane fa un libro che si chiama L'Expo della Dignità sui temi della sostenibilità ambientale, sui temi della sostenibilità ambientale, poi abbiamo fatto una proposta sul fine vita, c'è il reddito minimo. Stiamo lavorando sui temi che sono appunto più vicini a noi e vogliamo appunto avvicinarci non soltanto alle forze del centro-sinistra italiane ma anche ai sindacati e agli altri partiti europei, sfruttando appunto la posizione che abbiamo noi qui a Londra, collaborando anche con altri partiti come Podemos, come Syriza o UK Possibile infatti vuole mantenere un filo rosso con l'Italia, offrendo il nostro sguardo, il nostro contributo e sviluppando delle collaborazioni non soltanto con l'Italia ma anche e soprattutto con chi vive in UK, occupandosi appunto dei problemi e anche valorizzando le competenze degli italiani all'estero. Proprio per questo oggi abbiamo organizzato questo incontro con la fonderia, che è uno dei principali think tank italiani in Inghilterra, e ci piacerebbe continuare a lavorare con loro su tematiche specifiche, come abbiamo fatto l'anno scorso con il tema della parità di genere, sperando appunto di elaborare delle proposte concrete per il nostro paese. Se volete maggiori informazioni potete scriverci a estero@possibile.org oppure lì c'è il foglio dove stiamo accogliendo. E niente, quindi eviterei di tediarmi ancora e lascio la parola a Paolo. Ok, devo parlare per 10 minuti, lo posso anche guardare da quell'orologio perché ero 8, quando parlo più di 10 minuti sparatemi. Insomma, la discussione di stasera è una discussione secondo me veramente difficile, no? Cioè comunicare, non solo comunicare la maggioranza invisibile, ma forse la cosa più difficile è comunicare la maggioranza invisibile. Come si riesce a rendere quest'idea, a rendere questo concetto e a interpellare tutte quelle persone che fanno parte della maggioranza invisibile? A me sembra che il concetto di maggioranza invisibile ha avuto una forte risonanza in Italia perché rappresenta un problema vero, una questione vera, ovvero rappresenta in qualche modo una presenza e un'assenza. Da un lato la presenza di tutte queste categorie di persone
che negli ultimi anni, e in maniera più evidente a partire dal 2008, si trovano veramente in una situazione di esclusione sociale, di impoverimento, di disperazione spesso, e questa è la presenza, ma dall'altro lato l'assenza, ovvero l'invisibilità, il fatto che nonostante ci siano, come dire, le condizioni strutturali, nonostante ci siano le condizioni economiche e sociali per l'emergenza di nuove domande di sinistra, nuove domande di uguaglianza sociale, uguaglianza economica, democrazia, perlomeno in Italia queste domande non vengono espresse. E secondo me quello è un po' l'ambiguità, il paradosso, che è quello su cui bisogna ragionare se vogliamo risolvere l'enigma di stasera. Cioè, come possiamo comunicare questa maggioranza invisibile, ma non comunicazione come quali sono le tecniche migliori per raggiungere queste persone, qual è, come dire, la lista di istruzioni che dobbiamo seguire, ma piuttosto qual è, per usare un termine vendoliano, molto calzante, cioè, qual è la narrazione, qual è il racconto che bisogna andare a costruire se noi vogliamo catturare questa forza sociale. Secondo me per rispondere a questa questione bisogna partire da un primo dato. E il primo dato è che quello che la maggioranza invisibile rappresenta è fondamentalmente una condizione di frammentazione. Frammentazione altissima. Cioè, frammentazione a un livello che non si è visto, insomma, negli ultimi decenni, negli ultimi secoli, vorrei pure da dire. Frammentazione, dispersione e complessità sociale, in termini di classi sociali, in termini di condizioni economiche, in termini di condizioni di vita. Una condizione che in qualche modo è radicalmente diversa da quella che la sinistra è stata abituata a confrontare per tanti anni, nel Novecento. Cioè, questo lo sappiamo tutti, in qualche modo questo è l'ABC, no, della persona di sinistra, il marxismo da abecedario, no? L'idea della classe lavoratrice, la classe operaia, come soggetto rivoluzionario. E insomma, quell'idea era un mito, cioè, pure al tempo, all'apogeo dell'era industriale. Non ricordo più che lo dice, se Hobsbawm o qualcun altro, che insomma, pure nel momento di massima industrializzazione dell'Inghilterra, la classe operaia non aveva mai superato il 30% della popolazione adulta. Però in quel periodo c'era comunque, diciamo, nel periodo di massima dell'era industriale, il senso che c'erano dei blocchi sociali. Dei blocchi sociali, delle classi relativamente compatte, per quanto poi avessero, come dire, delle complessità interne, per cui era possibile per un partito, di sinistra, andare lì e dire: io mi rappresento gli operai, rappresento i lavoratori pubblici, io prendo in blocco questi blocchi e li rappresento in politica. Cioè, questo tipo di logica, questo tipo di discorso, questa logica di blocchi, di unire i blocchi, non funziona più. Non funziona più esattamente per questa condizione di frammentazione, che è rappresentata, cioè, nelle liste che Emanuele e Alessandro danno quando parlano di maggioranza invisibile, no? Non è che danno una definizione classica di classe sociale, danno una lista: sono i NEET, sono i precari, sono gli autonomi, sono i disoccupati, cioè sono queste categorie, sono 8, 9, 10 categorie, che sono poi categorie che, se uno le guarda, hanno in qualche modo poco a che fare una con l'altra. Cioè, sono, cosa hanno in comune? La sfiga, in qualche modo, per dire. Cioè, la disgrazia. Quello che la comuna è la disgrazia. La disgrazia di incontrarsi, di trovarsi in una situazione economicamente svantaggiata, socialmente insicura, non avere speranza. Però se uno, quindi, fa un'analisi classica marxista di classe, quali sono gli interessi di classe di queste classi? Alla fine sono interessi molto disparati. Quali sono le politiche? Le politiche, se uno lo guarda in maniera, come dire, molto ottusa, no? Cioè, guardando questa classe qua e quest'altra classe qua, sono politiche diverse, no? È difficile pensare a una cosa comune. Cioè, in qualche modo, quello che mi viene molte volte in mente è un po' questa immagine di Marx nel 18 Brumaio di Napoleone Bonaparte, quando parla dei contadini, che i contadini sono una categoria, ma una categoria con un sacco di patate.
cioè sono tutti quanti patate, ma le patate sono disperse nel campo. No? La sola cosa che le porta assieme, no, è il fatto di essere patata, ma non c'è nessuna coscienza. No? Cioè lui giustamente le contrasta, invece la classe operaia, che invece considera una classe che sta diventando una classe cosciente. No? E in qualche modo ci sono i parallelismi tra noi contadini dell'Ottocento, no? Tra il precario e il contadino dell'Ottocento. Il fatto che tu sia precario, sei parte di quella categoria, ma essere parte di quella categoria non vuol dire essere parte di una coscienza collettiva. E la cosa si aggrava ancora di più quando uno si rende conto che il precariato, che è stata una categoria che molte persone hanno visto come una nuova classe universale, no? Come un sostituto al proletariato, anche il precariato di fatto non è un blocco sufficientemente ampio per costituire un nuovo blocco vero, no? Una nuova base di supporto. Cioè, quindi questo, secondo me, è la parte, come dire, la parte destruens, la parte negativa. La situazione che affrontiamo non è una situazione facile, non è una situazione in cui le classiche soluzioni della sinistra, politiche, culturali e comunicative possono funzionare. Se uno cerca nel sociale, nell'economico, dell'identità, da mobilitare, nel politico, non le trova. O trova identità che sono così frammentate che possiamo fare 10 partiti per 2% e non si va da nessuna parte. Quindi, in qualche modo, in questo contesto, la soluzione alla frammentazione è il suo opposto, ovvero la fusione, l'unione, un discorso unificante che vada oltre quelle categorie specifiche e costruisca una terza parte che possa unificare tutte queste categorie attorno a qualcosa di diverso, attorno a qualcosa che non sia classe sociale, attorno a qualcosa che unifichi tutte queste categorie senza essere limitata a nessuna di esse. Cioè, secondo me questo è quello che ha fatto in maniera eccellente Podemos e Syriza, in maniera diversa, ovvero mobilitare un discorso populista, in senso positivo, un discorso del popolo, un discorso della gente, un discorso dei cittadini, che è un linguaggio che la sinistra ha spesso considerato come una cosa schifosa, probabilmente contagiosa, patrimonio della destra becera, una cosa da cui bisogna stare lontani perché cittadino è un concetto borghese che poi mi costringe a relazionarmi con lo Stato, e come dice il compagno Marx, bisogna eliminare lo Stato. Invece quello che ha fatto Podemos in maniera eccellente è dire no, questo è un discorso potente, è un discorso che è stato usato spesso dalla destra, ma che può essere preso e portato a sinistra. In Italia l'ha fatto il Movimento 5 Stelle, l'ha preso e l'ha portato al centro, costruendo un radicalismo di centro eclettico che non si capisce dove diavolo sta, su certe questioni sembra stare a sinistra, su altre questioni ecologista, su altre questioni solleva la carta xenofoba, ma non c'è in Italia invece un populismo di sinistra che possa fare un discorso simile a quello che ha fatto Podemos in Spagna e ha fatto Syriza in Grecia. E quindi, sviluppando un po' questo discorso, per costruire, com'è possibile costruire un nuovo immaginario popolare, populista, che rompa la frammentazione e crei una nuova possibilità di unificazione, di fusione, in cui invece di pensare a qual è la mia classe sociale, come la mobilito, come devo fare, si pensa, si va oltre la frammentazione sociale, si passa al piano politico. Che cosa bisogna fare? Bisogna, primo, innovare nel linguaggio, cioè andare a imparare tutto quello che c'è da imparare da Podemos, tutto quello che c'è da imparare da Syriza, senza cadere nell'esterofilia, che è un tipico mare italiano, no? Cioè, in Italia serviranno soluzioni italiane, servirà esattamente perché è un discorso populista, bisogna mobilitare il nazional popolare italiano, bisogna mobilitare Garibaldi, bisogna mobilitare, bisogna mobilitare la resistenza, il risorgimento, bisogna mobilitare i nostri eroi, il nostro immaginario, però c'è un casino da imparare laggiù, da Podemos, quello che ha fatto Syriza. Ma la seconda cosa che bisogna imparare è l'aspetto emozionale. L'aspetto emozionale della costruzione di un discorso politico, che è fondamentale per costruire una logica unificante. Secondo me questo è esattamente il problema che adesso ha la sinistra in tutte le sue forme. Non mobilita, non mi eccita, non mi seduce, non mi dice niente. A volte mi fa venire quasi voglia di toccarmi i cosiddetti o le cosiddette per le donne. Cioè mi porta sfiga, mi comunica sfiga. Mi comunica fondamentalmente sfiga. Questa è una cosa che Bello a suo tempo ha detto benissimo. C'è insomma, la celebrazione della bella sconfitta della sinistra, no? Che la sinistra piace questa immagine tipo da Les Misérables, no? Degli eroi che muoiono con la bandiera rossa, così. E a me sembra che questa sia la situazione
visione, insomma, di tutta la sinistra, veramente andando da coalizione sociale a tutto quello che presenta adesso nel campo politico. Insomma, per concludere, visto che sono arrivato già ai 10 minuti, il problema fondamentale per costruire questa soluzione è uccidere il nemico pubblico numero uno in Italia, che bisogna abbattere con la stessa premura con cui si è abbattuta l'orsa Danisa, come si chiama. E questo orso si chiama l'orso d'assegnazione. Cioè, la cosa che io percepisco moltissimo tornando in Italia rispetto ad andare in Spagna e in altri paesi è il livello di rassegnazione che la popolazione vive e che la nostra generazione vive in maniera particolare. Cioè, una rassegnazione che è dovuta a moltissimi motivi, per tutte le sfighe che noi abbiamo vissuto e che abbiamo vissuto come generazione, ma invece quello che bisogna fare, e un'altra cosa che bisogna imparare in Spagna, è una parola spagnola bellissima, che è la parola ilusión. Ilusión, che è una parola estremamente polisemica in Spagna. Ilusión non è negativo. Cioè, ilusión non è solo illusione, ma è anche illusione come illusione necessaria, come la profezia che si è autoavvera, come quella idea che, o quel mito che non esiste, ma se tu vuoi che esista, esiste. E che quindi ti costringe ad andare avanti, a spingere avanti, a cercare di costruire qualcosa dove non c'è niente, dove sembra che ci sia solo il deserto. Secondo me questa è la maniera in cui si può comunicare la maggioranza invisibile, ma anche trasformare la maggioranza invisibile in qualcos'altro. In costruire un discorso di emancipazione che possa trasformare una situazione che per molte persone che noi conosciamo, anche persone privilegiate come noi conosciamo, vivono una disperazione, si possa trasformare invece in una situazione di illusione, in senso positivo, in speranza di costruzione di qualcosa di diverso. Grazie. Vado io? Allora, prima di tutto, buonasera a tutti, grazie di essere qui e grazie dell'invito. Io sono Dino Venduni e lavoro a Proforma, una società di comunicazione di Bari. Voglio portare un altro approccio per cercare di dire fondamentalmente le stesse cose dette fino a questo momento, ma voglio introdurre una componente di aridità estrema, perché il mio lavoro di comunicatore politico, viene valutato non da quante persone riusciamo a far andare alle urne, ma se il nostro candidato vince o perde. E non dobbiamo dimenticarci di questo aspetto, ma vuol dire che questo aspetto sia l'aspetto, diciamo, che deve muovere tutto, però è anche vero che se mi dimenticassi di questo aspetto, cioè il fatto che il mio lavoro viene valutato anche sulla base del raggiungimento di un obiettivo, diciamo, sarei ipocrita. Quindi voglio portare la componente di cruda abilità, cruda ragioneria politica, cercando, partendo, ripeto, dal presupposto che io da privato cittadino penso tutto quello che hai detto tu, di cercare di dare degli strumenti di ragionamento per cercare di arrivare agli obiettivi che dici tu, a partire però poi dalla concreta quotidianità e dal concreto bisogno di portare a casa determinati obiettivi. E quindi la prima domanda che mi pongo è: la maggioranza invisibile, così come è scritta nel libro, cioè la sommatoria di 5 blocchi sociali, disoccupati, migranti, cioè che non cercano lavoro, migranti, disoccupati, migranti, precari e, pensionati a basso reddito, scusate, come votano e se votano? Questa è la prima domanda che dobbiamo farci. E voglio portare, oltre al solito discorso grave discorso sulla riduzione dell'affluenza del burne, che è un discorso, ripeto, classico, voglio portare un altro, che è tipico del dato delle regionali del 2015, che è un dato che a me, privatamente, inquieta molto di più rispetto al dato del calo dell'affluenza in assoluto, che è il calo dell'uso delle preferenze. Cioè, ci sono tantissime persone, milioni di persone, quindi la maggioranza invisibile, la minoranza visibile, cioè abbiamo 50 milioni di italiani che, oltre a decidere se andare a votare o meno, possono decidere per chi votare. E ci sono elezioni, a differenza del Porcellum, che per tanti anni ha impedito agli italiani di scrivere il nome del proprio rappresentante sulla scheda, in cui questo diritto è inalienabile, è lì. Eppure, per la quinta volta consecutiva in elezione, diciamo, dove c'è la possibilità di votare le preferenze, con le preferenze, l'utilizzo delle preferenze è calato di nuovo. In campagna è calato dal 70 al 38% del 2010-2015 il ricorso alle preferenze. E questo dato porta con sé due elementi di riflessione. Il primo è che evidentemente la qualità della classe dirigente locale è talmente bassa da indurre questa
distorsione. Ma questa ne porta un'altra ancora più interessante dal punto di vista del mio lavoro. Cioè, vi racconto un dato su tutti, come esempio. In Umbria, è accaduta una cosa assurda da un certo punto di vista. Nel 2010 la Lega Nord ha preso il 4% e gli elettori che hanno votato Lega Nord hanno fatto ricorso alle preferenze nel 63% dei casi. E quasi due elettori su tre della Lega hanno scritto il nome del candidato sulla scheda. 5 anni dopo, la Lega è passata dal 4 al 14%, quindi il tema non è certamente l'attrattività della Lega Nord, ma gli elettori che hanno scritto il cognome del candidato è sceso dal 63 al 14%. Cioè il calo delle preferenze è stato drammatico, al calo delle preferenze drammatico c'è stata una crescita esponenziale del consenso di quel partito. Questo è accaduto. È accaduta una cosa che probabilmente condizionerà tutte le campagne elettorali da avanti, cioè che a un calo della qualità della classe dirigente il tema delle elezioni locali diventa improvvisamente nazionale. E quindi praticamente dopo che ci siamo detti correttamente per anni che le elezioni regionali e le elezioni locali erano determinate da dinamiche locali, oggi probabilmente sta accadendo qualcos'altro. E quindi quella maggioranza invisibile oggi, quando è chiamata a votare e quando va a votare, certe volte decide di votare il candidato di Rocca Secca sulla base di Ruspe in azione o sulla base di Tutti in galera, che è un elemento che sconvolge abbastanza il quadro e che rende più complicato parlare a maggioranza invisibile, perché non riesci più a capire se è la classe dirigente oppure la Ruspa che ti porta più voti, se è il racconto come generale oppure se sono gli amministratori del territorio, perché tutte e due le retoriche in questi anni sono state retoriche forti in Italia. Ecco, è più importante governare bene o raccontare bene, oppure è importante prima dell'altra. Tema aperto, ne potremo ragionare. Secondo tema che va insieme al primo, chi in Italia comunica meglio la maggioranza invisibile? Se ci attenessimo al dato del 2013 diremmo certamente il Movimento 5 Stelle, se ci attenessimo al dato dell'Europa del 2014 diremmo certamente Matteo Renzi, non diremmo neanche il PD, diremmo Matteo Renzi. E se ci attenessimo al dato del 2015? La Lega? Forse sì. Il Movimento 5 Stelle? Forse sì, io non sono assolutamente d'accordo con chi dice che il Movimento 5 Stelle sia andato male all'elezione, benissimo all'elezione regionale di 2015. E questo che vuol dire? Vuol dire che ogni anno cambia? È strano però, se la maggioranza è sempre la stessa, come mai ogni anno cambia l'interlocutore sociale? Questo è un altro tema complicato da gestire per quanto riguarda il mio lavoro, perché evidentemente gli argomenti cambiano di anno in anno. Nel libro c'è scritto che l'interesse della sicurezza e immigrazione era passato nel giro di 10 anni ad essere uno dei temi principali, essere tornato allo 0,1, probabilmente se facessimo questa domanda adesso sarebbe ritornato, ritorniamo ai livelli di 2 anni fa. Quindi la maggioranza invisibile non solo è complicata da raggiungere, ma anche gli argomenti da utilizzare cambiano ogni 6 mesi, cambiano ogni 2 mesi, quindi il racconto da costruire, oltre ad essere estremamente complesso, è anche estremamente variabile. Che il frame, la grande narrazione, così come ce la siamo raccontati, gli 80 euro, durano 6 mesi, 3 mesi, 2 mesi. Quindi, oltre ad essere complicato, è anche un concetto estremamente dinamico, in cui se non hai il tema del giorno, non hai la legna da mettere a fuoco, non ci arrivi mai a una maggioranza invisibile. È un concetto che rimane lì e non lo acchiappi. Quindi questo è un altro elemento complicato. Altro elemento su cui io vorrei fare una sottolineatura in più. La maggioranza invisibile è di destra o di sinistra? Perché probabilmente noi, per nostra cultura personale, politica, ci concentriamo sulla maggioranza invisibile di sinistra, ma secondo me c'è una maggioranza invisibile di destra che numericamente non è tanto minore della maggioranza invisibile di sinistra. Siamo sicuri, perché ci raccontiamo tra di noi e lo sappiamo perché lo ascoltiamo, che l'offerta politica della sinistra italiana non è soddisfacente per gli elettori della sinistra. Ma io non sono convinto che, sommando Berlusconi, Salvini e quello che c'è adesso, gli elettori di destra si sentano tutti correttamente, ugualmente rappresentati. E quindi un altro tema interessante: se questa maggioranza invisibile la dobbiamo dividere in 2 blocchi oppure unitaria, e quindi se il messaggio di Grillo, essendo, come dicevi tu, radicalismo diciamo apolitico, alla fine è la risposta giusta quindi, a questa domanda, oppure non è vero che c'è la maggioranza invisibile tout court, ci sono due semi maggioranze invisibili di sinistra e di destra, e quindi si torna a un modello bipolare. Questo è un altro casino, perché se teniamo un modello bipolare facciamo ragionamenti, ne prendiamo un modello unitario, ne facciamo un altro, i messaggi sono diversi, la competitività è diversa, quindi c'è un'altra serie di problemi che si incastrano. Altro tema interessante per me: siamo certi che la maggioranza invisibile voglia diventare visibile? Io non sono assolutamente convinto che la maggioranza invisibile voglia diventare visibile, perché molti dei componenti di questa maggioranza non votano, continuano a non votare, continuano
a non rispondere a nessun tipo di sollecitazione, sono appunto i 15 più rassegnati. E non è che la rassegnazione la cambi semplicemente o cambiando l'offerta politica, o cambiando il messaggio, o migliorando le condizioni di vita, mentre insegno più del PIL. Probabilmente c'è una componente inerziale della maggioranza di sì, della popolazione che andava a votare, che è, forse è recuperabile, oppure è recuperabile, ma non alle condizioni dell'offerta politica attuale. C'è una frase di Robert Kennedy che mi piace moltissimo: troverete sempre il 20% della popolazione che comunque può fare qualsiasi cosa. Secondo me scrive perfettamente, prima di tutto l'Italia, anche se Kennedy non lo sapeva, ma in generale rappresenta una componente dell'elettorato che è sostanzialmente imprendibile. E per chiudere, poi lascio la parola e lascio anche le risposte alle domande magari con gli altri, gli invisibili sono davvero la maggioranza. Come dicevi tu, secondo me quei cinque blocchi sociali non sono raggiungibili con lo stesso messaggio, non hanno coscienza di classe, cioè i precari non scendono tutti insieme in piazza, mentre i professori lo hanno fatto. E per questo, se l'intendiamo la maggioranza visibile come sommatoria di cinque blocchi sociali che non hanno coscienza di sé, non hanno coscienza del loro rapporto dialettico, la maggioranza in quanto tale è solo, come dicevi tu, una unità di persone che condivide l'essere sfigato dal punto di vista, diciamo, socio-economico. E a quel punto la minoranza visibile ha una strada, una batteria per disarticolare la maggioranza visibile. Basta parlare a due o due blocchi e dire ai pensionati con 1000 euro al mese, Berlusconi 1994, 2001, 2006, 2008, 2015, oppure dico faccio qualcosa per le partite IVA, oppure dico qualcos'altro, e io disarticolo, tolgo due dei cinque pilastri, e io minoranza visibile continuerò a governare prendendo un pezzettino della maggioranza visibile, lasciando il resto della maggioranza visibile sotto traccia, e a quel punto il ragionamento continuerà per inerzia, continuerà a votare sempre meno gente, continuerà a essere utilizzato sempre meno le preferenze, e il problema in cerchio non verrà mai risolto. Per cui, ripeto, ho voluto fare ragionamento volutamente ingegneristico per favorire la discussione e capire anche se queste domande ci sono risposte unitarie, perché se riusciamo a trovare, da lì possiamo iniziare la comunicazione alla maggioranza invisibile. Grazie. Vi ringrazio per l'invito e per i commenti. Io in questo primo intervento principalmente presenterò alcuni temi del libro, poi magari dopo invece interveniamo su alcune delle cose che sono state dette. Magari lo fa Emanuele, magari ritorno io. Anche perché per chi non ha letto il libro, questi commenti sapere che se parla magari è un po' complesso. In realtà nel libro abbiamo cercato di fare tre cose abbastanza semplici. Abbiamo cercato di fare una fotografia della società italiana, abbiamo cercato di descrivere alcuni processi che secondo noi erano rilevanti per fare questa fotografia della società italiana, abbiamo cercato di vedere delle possibili prospettive. Nella fotografia, come abbiamo già detto, abbiamo creato questa fotografia, il risultato di questa fotografia maggioranza invisibile, perché abbiamo visto un gruppo sociale in potenza all'interno del paese che soffre dalle trasformazioni del paese, che è potenzialmente 25 milioni di persone, un bacino di utenza di 25 milioni di persone che comprendono disoccupati, pensionati, poveri, migranti, NEET, quindi persone che non partecipano, che non partecipano al mercato del lavoro né sono in corsi di formazione, e precari. Li abbiamo chiamati invisibili perché secondo me come gruppo alcune delle loro esigenze come soggetti deboli all'interno del paese non sono rappresentate né dai partiti né dai sindacati, ma sono invisibili anche perché non si autoraccontano. Non si autoraccontano come noi avremmo interesse a ridistribuire la ricchezza in questo paese, noi avremmo l'interesse a richiedere nuove forme di diritto. E quindi per questo abbiamo usato la locuzione invisibile per chiamarli. Un soggetto composito, l'hanno già detto gli altri speaker, è variegato, ma non per questo non sono interconnessi, secondo me, perché sono il risultato di alcuni processi storici che poi li mettono in relazione. Ora, evidenziare attraverso forme narrative queste relazioni tra i soggetti è uno degli elementi fondamentali che ci si pone. Ora, qual è la relazione tra i precari e i pensionati? Qual è la relazione tra i migranti e i pensionati? Si possono fare delle ipotesi che poi possono essere sviluppate narrativamente. Però io per lavoro ho attraversato l'Italia, in dicembre ho intervistato giovani precari per sapere qual era la problematica, e una delle cose più interessanti che usciva è che buona parte dei giovani precari italiani riescono a essere precari con 500-600 euro al mese,
perché vivono a casa con i genitori o perché i genitori sussidiano il loro reddito, genitori cui spesso sono pensionati. Quindi c'è e buona parte dei pensionati poveri riescono ad avere accesso alla attività di cura, perché riescono ad avere accesso a quello che viene chiamato cura quasi invisibile, che sono le badanti e i migranti che per 500 euro al mese riescono a garantire attività di cura di livello a persone che non riescono ad avere più soldi. Quindi questi soggetti sono entrati in un processo produttivo che li connette. Evidenziare queste interconnessioni è uno dei modi di mettere insieme, di mettere in luce, di mettere insieme la maggioranza invisibile. L'altra questione è non dimenticarsi i processi che hanno portato alla sua creazione, perché guardando i processi noi capiamo poi possiamo avere un'intuizione di quali sono, di qual è il futuro. All'interno dei processi che hanno portato alla fotografia di cui parlavo, noi ne individuiamo quattro nel libro. Quindi guardiamo la trasformazione a livello internazionale, trasformazione a livello europeo, e poi all'interno dell'ambito nazionale ci focalizziamo su trasformazioni nel welfare e nella capacità della sinistra di rappresentare questi soggetti, della sinistra parlamentare soprattutto e sindacale. Non vado nel dettaglio su questa parte del libro perché è abbastanza complessa, però magari metto giù degli spunti e poi possiamo essere raccolti nella discussione. E un passaggio fondamentale per noi è stato quello dal fordismo al post-fordismo, del liberismo, definita la seconda fase del secolo scorso, come volete. E se il fordismo era strutturato su produzione, almeno nell'immaginario, produzione in fabbrica, con una produttività crescente della produzione e salari che crescevano perché potevano essere rinegoziati sulla produttività della tua produzione, e questi salari che crescevano permettevano di avere un consumo di massa che sosteneva la produzione di massa. E tutto questo, almeno nell'Occidente, avveniva in un quadro normativo internazionale stabilito a Bretton Woods, abbastanza rigido, per quale un elemento fondante, ad esempio, era il fatto che ci fosse una moneta agganciata a loro, che era il dollaro, e le altre monete gli fluttuavano intorno. Si è passati a un sistema completamente diverso, dove nelle nostre società la maggior parte dei lavori sono nei servizi, dove non ci può essere la produttività. C'è stata una progressiva finanziarizzazione delle nostre società, che prima era stata bloccata dopo la crisi del 29, si è riaperta quando c'è stata la crisi della capacità della capacità produttività industriale di remunerare il capitale. Allora si sono riaperte le possibilità di investire quote di capitale nella finanza. Il processo di finanziarizzazione è entrato nelle nostre vite, e in alcuni paesi più di altri, però è entrato nelle nostre vite attraverso la casa, attraverso fondi pensione, attraverso l'aumento delle possibilità di credito e delle possibilità di indebitamento, è diventato parte delle nostre vite questa finanziarizzazione. E quel sistema internazionale di Bretton Woods è rotto. Un passaggio fondamentale che indichiamo nel libro è nel 71, quando Nixon decide che non c'è più la convertibilità dell'oro e che tutte le monete fluttuano. È un passaggio fondamentale per me, perché ci collega alla seconda parte del processo internazionale, che è il processo di integrazione europea. Il processo di integrazione europea negli anni successivi a quella della decisione fa un balzo. Si iniziano a interconnettere le monete europee in modo che non ci possano essere fluttuazioni eccessive tra una moneta e l'altra, e quindi gli scambi all'interno dell'Unione Europea possono avvenire in maniera più semplice, senza che un giorno un prodotto valga il doppio del giorno dopo. Questo tipo di processo viene collegato con una strategia che si sviluppa in Germania, ma che viene estesa in tutta Europa, dove la centralità è aumentare le esportazioni riducendo il costo di produzione. Quindi abbiamo una moneta unica che un percorso verso la moneta unica che riduce la possibilità di svalutare le monete nazionali all'interno di un sistema dove si compete tra l'Europa per produrre a più basso costo. Se tu per produrre a più basso costo non puoi svalutare la tua moneta nazionale, quello che puoi fare è abbassare il costo dei salari. Questa è una delle cose più immediate che puoi fare. Nel libro descriviamo questo processo che avviene dopo la creazione della moneta come austerità competitiva, ovvero il fatto che nella competizione intraeuropea tu cerchi di abbassare i salari per rendere più produttivo il tuo export, ma nel fare questo riduci complessivamente la domanda aggregata, perché la gente ha meno soldi per comprare quei prodotti che tu cerchi di esportare. Ed è una specie di gatto che si morde la coda, che si morde la coda, che è abbastanza pericoloso. Però questo tipo di narrativa ha due fallacy, due buchi, che ha un buco principale che è l'articolo in modi diversi. È una narrativa nazionale, e ci sono i tedeschi che esportano di più perché, non avendo il marco, l'euro è più conveniente per loro, il sud Europa ha più difficoltà perché
viene bloccato da questi meccanismi. Ma non è una narrativa nazionale quella che secondo me è interessante. Una delle cose sull'Europa che è estremamente pericolosa è avere questa narrativa dei tedeschi contro i greci, gli italiani contro i greci. Io ne propongo due alternative. Secondo me gli italiani hanno più in comune con gli assunti con dei mini job in Germania che con alcuni settori della altri settori sociali italiani. E secondo me, se andiamo a guardare il congiunto europeo per regioni economiche, ci accorgiamo ad esempio che la Lombardia, oggi uscirò sul Corriere che l'area metro lombarda è la sesta per produttività o PIL d'Europa, sono regioni pienamente europee estremamente produttive, e poi ci sono magari regioni nell'est della Germania che sono che hanno simili problemi. Quindi se noi spacchettiamo le dinamiche di narrare l'Europa per regioni o per classi sociali, la questione diventa più interessante su una possibile narrazione d'Europa. E come queste trasformazioni in senso globale hanno cambiato il paese in Italia? Noi abbiamo, ci concentriamo, come ho detto, su sinistra e welfare nel libro. Sul welfare sono molto veloce. Noi abbiamo un welfare strutturato sul sistema fordista. Quindi non esistono più quelle forze sociali, abbiamo un welfare ancora strutturato su quel tipo di forze sociali, e in più viene, questo welfare viene tagliato costantemente per cercare di ridurre i costi. Quindi non copre tutta una serie di rischi sociali, che poi sono quelli a cui sono più esposti i soggetti della maggioranza invisibile. Il secondo elemento, quello della sinistra, è, a noi interessava capire, ma se la sinistra storicamente ha rappresentato le forze deboli del paese, cosa è successo? Perché non le rappresentano più? E se da un lato queste le forze sociali storiche della sinistra si sono sciolte, perché nel cambio, nella composizione sociale, hanno perso i settori da cui raccoglievano più voti, questo non è l'unico fenomeno. Noi pensiamo, e diciamo nel libro, che c'è stato un cambio culturale all'interno delle forme sociali, all'interno della sinistra, in particolare delle socialdemocrazie. Individuiamo un passaggio fondamentale in Tony Blair e nella Third Way, nel quale sosteniamo che la Third Way recupera alcuni elementi del neoliberismo, della cultura neoliberista, e cerca di declinarli dal punto di vista dal lato umano. In questo per noi fallisce, nel senso che, ad esempio, in Italia, un avvicinarsi a quel tipo di politica ha portato in tutta la Seconda Repubblica a un avvicinarsi su alcune politiche fondamentali tra centro-destra e centro-sinistra. Politiche sul lavoro, politiche sull'immigrazione, politiche sul welfare. Se una riforma non veniva fatta al centro-destra, veniva fatta al centro-sinistra. Le sfumature erano diverse e il dibattito si articolava su una sfida tra pro e contro Berlusconi. Però all'interno di queste continuità costruite progressivamente in vent'anni, che noi vediamo la possibilità poi del governo tecnico di Monti, che vediamo la possibilità di un Renzi appoggiato da NCD o di un partito della nazione. È un processo più lungo che va scardinato. E in questo la sinistra non è riuscita a rappresentarlo. La terza parte del libro problematizza, dice, ma se c'è questa forza sociale che cresce e le tendenze che vediamo la portano a crescere ancora, può essere raccontata e rappresentata all'interno del quadro politico istituzionale che già esiste. E in questo le elezioni del 2013 risultano interessanti, perché secondo alcuni dati, noi abbiamo visto i dati TANS, tu sei un esperto, quindi ti voglio sfidare su questo. Però ad esempio nel 2013 il 29% degli operai ha votato 5 Stelle, così come il 34% dei disoccupati, e se fossero andati a votare solo gli atipici, i 5 Stelle avrebbero vinto il 52% delle elezioni. Quindi hanno raccolto qualcosa in quel malessere sociale della maggioranza invisibile. Poi non so se nelle elezioni successive si sono spostati su Renzi, se è intervenuta maggiore non partecipazione al voto, se Renzi è riuscito a vincere quelle elezioni incorporando scelta civica sostanzialmente, principalmente tra altri flussi di voto. Quindi ci sono dinamiche interessanti, magari poi chiederò di più a Dino su questo. E poi c'è il fenomeno del non voto, e sul non voto io non ho dei dati su una cosa fondamentale del non voto. Io vorrei sapere qual è la composizione sociale del non voto, cioè che lavoro fanno, che età hanno, che posizione sociale hanno. Se ci fossero dei dati che confermano che alcuni soggetti che noi descriviamo in maggioranza invisibile sono tra quelli che crescono al non voto, sarebbe un risultato interessante per noi. Perché poi siamo accademici, quindi abbiamo una teoria, vogliamo vedere se funziona o no. E se non funziona, non è che ci attacchiamo a quella, andiamo oltre. Però abbiamo anche una parte propositiva. Ci proviamo almeno. E diciamo quali sono gli elementi che possono essere comuni
una maggioranza, alla maggioranza invisibile, cioè su quale tipo di lotta si potrebbe articolare una maggioranza invisibile. Ci concentriamo sulla questione del welfare. Innanzitutto passare da un welfare di tipo particolaristico per proteggere la particolare categoria a un welfare di tipo universale. E poi qui il discorso diventa più interessante e più complesso, forse magari ne parliamo. Noi proponiamo un welfare o chiediamo che vada nella direzione di aumentare la produttività sociale. La produttività sociale è un concetto un po' vago, mi rendo conto, però è una produttività che vuole andare oltre l'idea che tu sei produttivo solo all'interno del rapporto di lavoro standard sancito da un salario. Tu sei produttivo quando fai volontariato, tu sei produttivo quando fai attività di cura non pagata. E quindi il welfare dovrebbe riarticolarsi in modo da trasferire ricchezze da dove ci sono a generalmente la popolazione per dargli la libertà di fare questo tipo di attività. Poi, insomma, qui le ricchezze ci sono, non ci sono, ci sono disequilibri. Un dato di un mese fa, dell'OECD, l'ho qua, il 10% della popolazione italiana guadagna con stipendio 11 volte il 10% basso. Il 10% delle famiglie italiane ha intorno a un solo dato, ma abbiamo visto, intorno al 46% della ricchezza del paese. Quindi ci sono dei processi ridistributivi possibili se vengono articolati in maniera. E allora la prima questione del governo, finalmente c'è un dibattito su questo, è quella sul reddito. Quindi poi vediamo come articolarlo, non so, però il reddito minimo garantito, il reddito di cittadinanza, parliamo di differenze. Quindi una delle prime proposte è quella del reddito. Ma poi in generale un welfare che sappia dare dei servizi, delle coperture, quindi ripensa la questione della casa, che è un tema fondamentale, ripensa la questione dei trasporti. I trasporti sono un bene pubblico che produce produttività sociale, perché se tu non hai accesso ai trasporti non puoi raggiungere certi posti di lavoro, o decidi di non raggiungerli, e non solo posti di lavoro. Un accesso alla comunicazione e alla conoscenza, perché viviamo in un contesto in cui informarci diventa fondamentale per la nostra produttività, e un accesso all'attività di cure, che alcuni parlano di politiche familiari, ma io non vorrei racchiudere solo le politiche familiari, ma attività di cure, possono essere gli asili, ma anche altri tipi di attività di cure. Ora, chiudo velocemente sul comunicare, e per me comunicare, si chiama l'intitolo di oggi, è comunicare alla maggioranza invisibile, e più che alla maggioranza invisibile, perché non è che gli devo fare la spiega, alla maggioranza invisibile, io voglio comunicare con la maggioranza invisibile. E tiro fuori una cosa che non ho ancora tirato fuori, che è essenziale, nel senso, ha un'analisi molto gramsciana. Gramsci aveva questa distinzione tra intellettuale e intellettuale organico, che era interessante. L'intellettuale potrebbe essere quello che studia, fa il suo lavoro intellettuale, può fare anche la bandierina, cerca di interpretare dalla sua posizione privilegiata quello che succede nel mondo. L'intellettuale organico non è necessariamente intellettuale. È un soggetto, una persona, che vivendo una condizione, perché vive la condizione, riesce ad interpretarla. E interpretarla riesce a produrre un discorso che risuona nelle vite delle altre persone che vivono quella situazione lì. E quindi produce una narrativa che è potente, perché viene riconosciuta come una narrativa che arriva da persone che sono come te. E allora io non so, perché decisamente uno è il mio libro, tanti libri. Ma probabilmente il limite principale è quello di non affrontare il tema di come parlare con la maggioranza invisibile. E un elemento che butto così nel discorso è la questione della narrativa dall'interno, dell'intellettuale organico. E il secondo elemento è, essendo una forza sociale in potenza, io non penso che possa, non credo che possa questo, in questo momento, in questa fase storica, diventare un soggetto elettorale. O va articolata, e si articola facendo politica, o trasformarla da questa posizione al soggetto elettorale, diventa complesso. Vediamo cosa pensa. Adesso siamo in collegamento con Emanuele. Saremo in collegamento. Un elemento che butto così nel discorso è la questione della... questo non è Emanuele, questo è quello che Emanuele sta sentendo. Okay. Differenza. Non penso che chiamiamola cellulare. No, perché poi sente tutte le nostre chiacchiere dopo. La bestia della prova esperienza. Ci sentirà tanto di più. Ho trasformato la questione del soggetto del male. Ma tra l'altro è parecchio indietro.
Allora, speriamo che capisca adesso e poi alla fine di tutto quello che siamo detto per spegnere l'audio. Ma perché poi non stringi in sostanza tutta la parte? Se quello diciamo di quello, va bene. Vedete? Sì. Perché io ho spento lo streaming, quindi non ho grande ritorno, quindi assumo che mi vediate bene. E, io ho ascoltato tutto, quindi insomma. È come darmi gli scavi. Senti, no, cercherò di rispondere ad alcune delle sollecitazioni, ma anche di contestualizzare alcune delle informazioni contenute nel libro che Alex ha ben sintetizzato, cercando di portare nel dibattito pubblico italiano di oggi, ma anche e soprattutto quello europeo, perché non ha molto senso ragionare di maggioranza invisibile solo in Italia. Di questo ne sono sempre più convinto e stiamo lavorando anche in questa direzione dal punto di vista della commissione accademica. Allora, personalmente, prima sollecitazione di quello che ho ascoltato: a me non interessa se la maggioranza invisibile è di sinistra o di destra, secondo me è un falso problema. A me interessa la rappresentazione della maggioranza invisibile in se stessa a livello primariamente sociale. E per dirvi quanto non mi interessa, vi porto un esempio molto chiaro di quello che succedeva nel 1800, prima della creazione delle unions, prima della creazione dei sindacati. Sostanzialmente le persone si incontravano spontaneamente per discutere dei loro interessi comuni. Da questa esperienza comune nacque la coscienza di classe che ha animato molti degli ultimi 150 anni. Bene, io penso che ci troviamo in una fase molto simile, nella quale la cosa che conta è rimettere insieme questo tipo di esperienze e far percepire alle persone, soprattutto a chi fa parte della maggioranza invisibile, ma anche ad altri soggetti sociali che non sono stati evocati fino ad ora nel dibattito che cercherò di evocare, soggetti che hanno un interesse comune molto forte. Il primo punto che dobbiamo guardare è la frattura sociale che si è prodotta all'interno dell'Italia, ma all'interno della società europea. Noi discutiamo di maggioranza invisibile nel libro partendo da dati sul reddito, ma recentemente ho avuto modo di vedere anche dei dati sul panel offerto dalla Banca d'Italia. Bene, se voi prendete la composizione sociale italiana, l'Italia fino all'inizio degli anni 90 è stato un paese diviso in tre classi. Un 10% ricco, molto abbiente, capace di investire e di trarre grande profitto dalla sua ricchezza. Un 20% molto sfigato, per usare il termine che Paolo userebbe. E poi un'enorme classe media, di circa il 70%, con delle differenze interne, ma una classe media che aveva delle caratteristiche abbastanza simili dal punto di vista della tendenza al risparmio, che fino all'inizio degli anni 90 pensava di potersi arricchire e di continuare a vivere con un certo standard di vita. A partire dal 1992-93, dalla grande fase di crisi che l'Italia ha attraversato e che molti tendono a dimenticare, che è una fase di crisi molto simile a quella del 2011-2013, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista sociale che dal punto di vista economico, la classe media si spacca dal punto di vista della ricchezza. E avete che una metà di questa classe media si avvicina progressivamente alla maggioranza invisibile, ed è una classe media impoverita, incapace di guadagnare grazie agli investimenti immobiliari e finanziari, mentre un'altra metà della classe media si avvicina alla parte più ricca della popolazione. Quindi questa chiara frattura, che è molto forte in Italia, ma che esiste anche in Spagna, è una cosa che mi fa dubitare moltissimo della retorica spesso utilizzata del 1 contro il 99%. No, non è 1 contro il 99%, è il 58 contro 42, è il 60 contro 40. Cioè, c'è un pezzo della classe media che è diventato sempre più ricco e c'è un pezzo della classe media che è sempre più povero, sempre più vicino alla maggioranza invisibile. Quindi vorrei sovrapporre alcune delle categorie sociali delle quali parliamo nel libro, prendendo semplicemente i dati sulla ricchezza che offre la Banca d'Italia. Quindi primo punto. Secondo punto, sempre frattura, è la frattura europea.
l'austerità, le politiche di austerità a partire dal 2009 hanno colpito la maggioranza invisibile della classe media che si impoverisce per una ragione molto semplice. Abbiamo deciso di utilizzare grosse parti del bilancio pubblico per ripianare i debiti delle banche e lo abbiamo fatto riducendo la spesa sociale. Quindi sostanzialmente che cosa abbiamo fatto? Chi è che ha i conti in banca più ricchi? Chi è che ha interesse a che le banche vengano salvate? Non è tutta la popolazione. Questa è una favola che ci è stata raccontata e che molto spesso abbiamo preso per buona. Ma la maggior parte dei conti correnti nei paesi europei sono detenuti dal 30% più ricco della popolazione. Quindi sostanzialmente grandi parti del bilancio pubblico vengono utilizzate per fare il bailout delle banche e vengono ridotti da quei servizi necessari, servizi che sono soprattutto forniti alla maggioranza visibile. Quindi seconda frattura, non solo si crea un solco di ricchezza, non solo si crea il solco sociale che descriviamo nel libro, ma con le politiche di austerità sostanzialmente si spostano soldi che prima venivano investiti per la parte più povera della popolazione per garantire dei servizi, si salvano delle banche per salvare i conti correnti della parte più ricca della popolazione. E poi vi possono raccontare tutte le storie che questo era necessario per salvare i sistemi bancari, è una frottola, come dimostra il caso dell'Islanda. Si potevano utilizzare tutti questi soldi per garantire i conti correnti senza salvare le banche, ma questo è un altro discorso. Quindi tendenzialmente la seconda frattura. A questo punto, rispetto a queste fratture, avete dei cantieri aperti. E prendo il caso italiano per semplificare, ma ovviamente la discussione sui cantieri aperti è una discussione europea e mondiale. Quali sono i due cantieri aperti oggi in Italia per la rappresentazione della maggioranza invisibile? Sono fondamentalmente quello del Movimento 5 Stelle, che diciamo si è assunto nella sua retorica politica l'idea di rappresentare buona parte della maggioranza invisibile, e quello che più recentemente è dato all'iniziativa di Landini, che è quello di creare una coalizione sociale senza scopo inizialmente apparentemente politico, sostanzialmente mettere delle persone all'interno di una stanza e vedere se si producono delle dinamiche di autoprogressiva rappresentazione. Bene. Questa, diciamo, è la narrazione della situazione della maggioranza invisibile descritta da un punto di vista più finanziario, più sulla ricchezza, e da un punto di vista di quello che si sta muovendo all'interno dell'Italia. Partiti di sinistra, ma partiti in generale, anche la Lega è assolutamente incapace di rappresentare la maggioranza invisibile, infatti non attrae molto il voto della maggioranza invisibile. Il Movimento 5 Stelle ha iniziato a fare questo, e su questo il mio racconto diverge abbastanza sostanzialmente da quello di Dino. Nel senso che nel 2013 maggioranza invisibile vota per il Movimento 5 Stelle con l'eccezione dei pensionati poveri. Nel 2014 la maggioranza invisibile non si sposta verso Renzi. Sostanzialmente la maggioranza invisibile si astiene. 3 milioni di persone che avevano votato per il Movimento 5 Stelle si astengono e Renzi si fa il pieno possibile dei voti. E per discutere questo prendete un numero, che è 12 milioni. 12 milioni sono esattamente gli stessi voti che Veltroni prese alle elezioni, insomma, perse in maniera abbastanza netta contro Berlusconi, con una differenza che la percentuale di persone che sono andate a votare è andata dall'85% al 58%. Ma guardate bene, e se voi escludete i pensionati poveri che hanno un po' più votato per Renzi alle elezioni del 2014, ma che non lo hanno fatto alle regionali, credo che non lo faranno in futuro, non vanno più a votare. Quindi sostanzialmente la disaffezione progressiva delle... Quindi non è che la maggioranza invisibile, che pezzi di questa maggioranza invisibile che nel 2013 trovano diciamo rifugio nel voto al Movimento 5 Stelle, nel 2014 continuano a votare soprattutto per il Movimento 5 Stelle, ma molti si astengono. A questa elezione dovremmo avere dei dati più rifiniti per dire, ma la mia ipotesi è che questa gente non va più a votare. E questa gente non è per forza, su questo ritorno al mio primo punto, non è né di destra né di sinistra. Sono semplicemente delle persone che sono svantaggiate dalle trasformazioni sociali che stiamo vivendo e dalle politiche pubbliche che sono state attuate per affrontare le trasformazioni sociali che stiamo vivendo.
E quindi dalla parte dell'analisi cerco di muovermi alla parte dell'interpretazione di quello che può succedere. Io come Alessandro sono convinto che non ci sarà un partito politico che riuscirà a rappresentare la maggioranza visibile nell'immediato e francamente non è nemmeno nel nostro interesse. Nel senso che si potrà captare un pezzo del voto della maggioranza invisibile, come diceva Dino, con dei temi, aggiornando dei temi rapidamente, ma sul lungo periodo, senza una ricostruzione sociale del campo della maggioranza invisibile, è impossibile attrarre il voto di queste persone. Cioè c'è un problema di rieducazione del dibattito pubblico, c'è un problema di rappresentazione dell'interesse del dibattito pubblico, c'è un problema di persone che si debbono incontrare per riconoscersi. Per essere rappresentato. E vi do 3 punti sui quali, a mio avviso, bisogna che si operi una rottura forte, non solo a livello italiano, ma anche a livello europeo, di modo che si apra un nuovo tipo di dibattito. E queste rotture, guardate bene, stanno cominciando ad aprirsi. E il caso spagnolo è abbastanza indicativo, almeno su due di questi, non su tutti e 3. Il primo, secondo me, il punto più importante ha a che fare, ed è un po' politico, ha a che fare con le logiche produttive. La maggioranza invisibile non si fiderà e non voterà per partiti che ripropongono un modello fordista di società, un modello lavorista di società, un modello che è stato declinato sia dai partiti di destra con declinazioni neoliberali, sia dalla vecchia sinistra da un lato di dire creiamo lavoro. La maggioranza invisibile non crede più all'illusione che si possa creare questo tipo di lavoro. Quindi sostanzialmente la maggioranza invisibile è molto captata, è molto attenta a temi come quello del reddito minimo, del reddito di cittadinanza, cioè all'idea che esistano dei benefici monetari o in servizi che siano svincolati dalla contribuzione e dalla vita lavorativa. Primo tema. E su questo siamo veramente lontanissimi. Perché anche dove si facesse un reddito minimo in Italia sarà una soglia bassissima e comunque non risponderà alle esigenze di buona parte di questa popolazione. Quindi sostanzialmente c'è un problema di credibilità. Se tu continui ad operare nel campo di politiche sociali di tipo fordista, di idea di creare la... C'è delle persone che non credono più a questa logica perché nella loro esperienza di vita quotidiana si rendono conto che sono completamente marginalizzate dal mondo lavorativo, sia a livello contrattuale che a livello di impiego. Quindi primo punto. E su questo punto nessun paese europeo è vicino alla costruzione di dinamiche che possano cambiare la rappresentazione di questi soggetti, ma comunque la rappresentazione delle politiche. Gli altri 2 punti, invece, hanno molto più a che fare con le narrative. Per riprendere alcuni termini, e queste narrative iniziano ad essere mobilitate soprattutto in paesi come la Spagna. Il primo punto è quello di esperienza. Dobbiamo smetterla, questo Podemos secondo me è stato un grande momento di rottura, di credere che esista la distinzione tra la classe in sé e la classe per sé. Non è così, non è stato così storicamente. Bisogna di credere che ci sia stato un gruppo di persone che a un certo punto abbia deciso di rappresentare delle classi sociali. E da questo punto di vista vi invito a ridurre l'influenza marxista delle vostre letture e dedicarvi di più alla lettura della storia di molti paesi, per esempio come l'Inghilterra, e a gente come Ibi Thompson, che ha dimostrato attraverso le analisi storiche che la classe operaia, la working class, era presente alla sua composizione, al suo making. E questo è quello che è successo in Spagna, con la piazza degli Indignados. Queste persone che si ritrovavano insieme all'interno di queste piazze, che cominciano a dare vita a un modello di popolo, non si fanno troppe domande se siano classe in sé, classe per sé, sono lì, si riconoscono e si ritrovano nella comune condizione di svantaggio. Si ritrovano all'interno di una piazza e si rendono conto che sostanzialmente che il sistema li frega, il sistema li conta. E li frega perché c'è la distribuzione della ricchezza e delle politiche che portano alla distribuzione della ricchezza che li svantaggia sempre e comunque. Quindi il campo dei partiti politici, del dibattito pubblico che dovrebbe rappresentare, è un campo nel quale non c'è una via uscita. E da lì la narrazione di Podemos, una narrazione molto forte, che è una narrazione che è diversa da quella che vi facevo io della società spagnola, una narrazione di 1 contro il 99%, ma... Non, non,
non funziona, non è vera. Funziona a livello narrativo probabilmente, ma nel momento in cui Podemos dovesse fare un forte successo elettorale e andare al governo, è una narrativa che non può funzionare. Quindi è una narrativa pericolosa. Terzo punto e ultimo punto del mio discorso sono quelli degli ostacoli che si frappongono alla maggioranza invisibile. Ancora una volta l'esempio di Podemos è molto interessante. Ci sono degli ostacoli esterni, che Alex ha ben documentato, ma ci sono degli ostacoli interni, che non sono solamente quelli della frustrazione e del pessimismo, ma che sono quelli della caduta del reddito della classe media. Cioè noi abbiamo sostanzialmente un pezzo della popolazione che ha vissuto per molti anni in condizioni anche abbastanza agiate, che oggi deve fare fronte a una realtà nel conto che non è più classe media e non lo riconosce. E lo riconosce con grandi difficoltà, soprattutto in paesi dove c'è molto risparmio, come l'Italia, no? Questo potrebbe parzialmente spiegare la differenza tra la Spagna e l'Italia. Nei paesi in cui la classe media crolla, si vede perdere le sue case, parte dei suoi risparmi, come in Spagna, la classe media si aggiunge alla maggioranza invisibile nella protesta di piazza. E qui vengo al punto conclusivo. È vero che la maggioranza invisibile deve rappresentarsi riconoscendosi e ricostituendosi come coalizione sociale, in un certo senso, ma potrà farlo solo quando la classe media gli sarà vicina. E sostanzialmente quei pezzi della classe media che descriveva all'inizio nel processo di finanziarizzazione e perdita della ricchezza si renderanno conto che il loro interesse collettivo è lo stesso della maggioranza invisibile, cioè quella della distribuzione della ricchezza, quella della creazione di servizi universali, e in questo momento, come è avvenuto storicamente in altri momenti, che in anni del campo politico potranno avvenire. E su quanto questo possa essere un processo più o meno lungo, sarà probabilmente solamente la storia a dircelo, e su questo concludo. Grazie mille Emanuele, prendiamo le domande del pubblico, ne prendiamo un gruppo di due o di tre. Chi vuole cominciare? Vorrei chiedere una cosa sulla se avete pensato se è possibile creare o compensare a creare un orgoglio nella classe dei precari, cioè la classe operaria creare uno operario questo orgoglioso di essere. Io questo orgoglioso di appartenere a una determinata categoria, lo stesso per il pensionato, per altre categorie. Per il precario è molto più difficile perché il precario tende a vergognarsi di questa condizione o anche è spinto a non sbandierare questa posizione perché alla fine il precario è visto come una condizione momentanea, insomma, meglio che lo dici che sei precario, se lo dici poi rischi di autoalterare la Sì, io quasi mi collego un po' a questa cosa, mi fa una domanda più sulla comunicazione, diciamo. Nel senso che sono arrivato tardi, prima magari perso una parte di qui, risposto alla domanda, però mi sembra che la discussione oggi si sia centrata molto partendo dal punto di cioè come se il lavoro fosse fondamentalmente razionale e di base, cioè l'interesse del mondo, di una classe sociale, queste cose. E io so che c'è a sinistra c'è sempre stato un certo cioè non piace parlare la pancia delle persone. Io mi sono sempre in Spagna, faccio parte di Podemos, conosco molto bene le loro dinamiche e secondo me o si fa leva sulle passioni delle persone o non si va assolutamente da nessuna parte. Questo è proprio alcuni esperimenti politici, per esempio, saranno completamente fallimentari. Perché l'uomo, soprattutto secondo me in Italia, non è solo calcolo sociale e politico. E questo è anche uno dei motivi per cui fare molta attenzione, per esempio, a ritirare completamente l'elemento di nazionalismo legato alla nazione, solo verso l'Europa. Perché comunque la territorialità, la nazione, sono lì e possono essere dati come leader. Per creare passioni senza passione. Questa è una cosa che la destra fa benissimo, in particolare la Lega. La Lega dalle mie parti prende i paesi e poi c'è questa cosa, in Italia la gente che teoricamente sulla carta, dal punto di vista razionale, avrebbe tutto interesse a votare a sinistra, vota a destra, questo è
più sei classe popolare, più voti all'estero. E si vede che nelle città, per esempio, lega dal nord con il 15%, nei paesi tra 40 e 60. E questo lo fanno benissimo. Secondo me, o noi altri, da sinistra, dovremmo un campo progressista, si comincia a fare leva su le passioni, su noi, magari anche ben canalizzate, ben... o non si possono mettere da nessuna parte e faremo. Posso fare una domanda a lui? Che tipo di passioni vuoi sollevare, alimentare, nutrire? Questo è il punto, perché se parli di razionalità delle passioni, restiamo rimasti sì, non so, è una domanda sempre. Adesso è terminato praticamente. Quando una delle primissime storie di tutti i morti era il periodo che non è cambiato la vita, significa la paura di passare dalla parte. Per adesso noi, il 99%, l'abbiamo preso in questa corsa. A partire da domani deve cambiare questo. Devono essere quelli sopra e cominciare a cambiare addosso. Se non ragioni in questi termini, poi ho cambiato. Poi adesso uno dei slogan è l'allegria che viene cambiato. La gioia di passare da un progetto se non giochi anche su questi temi con la calcio secondo me qua abbiamo già due domande, forse meglio prima passare alla terza, se no mettiamo troppo a canna al fuoco. C'è una domanda, orgoglio precario, mi piace tantissimo, sembra non un'associazione. È possibile l'orgoglio precario? Perché la domanda è per Alessandro, per Emanuele. E la seconda questione è la questione delle passioni, no? Mi sembra che insomma già queste due questioni qua ci occuperanno per 10 minuti, ma 5 minuti. Cioè. Cerco di tagliare il conto. Orgoglio precario cade nel senso a fagiolo, perché la mia tesi di dottorato è su organizzazioni precarie in Italia e seguo un collettivo che si chiama San Precario. Quindi loro hanno tutta questa mobilitazione l'idea di trovare canali comunicativi per mobilizzare il precario. Il precariato in questo senso è un caso interessante, perché quando si inizia a flessibilizzare il mercato del lavoro in Italia non si parla di precario o precariato, non si parla in modo diffuso. C'è una narrativa rispetto, che non è del tutto falsa, rispetto a quel tipo di lavoro che è una liberazione del lavoro in fabbrica, finalmente possiamo autodeterminarci, decidere quando lavorare e quanto lavoriamo. Quindi in quegli anni c'è quel tipo di narrativa lì, e poi si inizia a parlare, non so, di laboratorio interinale, o la gente si definisce in base al contratto che ha nei primi anni. La questione di iniziare a porre il problema del precariato è già una questione politica, perché il precariato raduna, mette insieme quando parliamo del precariato, mettiamo insieme tutta una serie di soggetti che poi nella loro vita reale hanno una diversità ampia, e quindi c'è già una lotta semantica per definire una serie di trasformazioni nel mercato del lavoro che si identifica con la parola precariato e che nella parola precariato trova un elemento comune a soggettività che vivono una vita differente. Quindi in realtà esiste un primo passaggio, che è identificarsi come precari, che è stato frutto di una battaglia politica semantica ed è un passaggio importante. Il secondo passaggio è come attivare questa soggettività precaria in forme propositive, quindi come passare dalla spiga precaria, quelli degli attivisti di San Precario parlano proprio di spiga precaria, all'attivazione precaria. E loro mi raccontavano quando ci parlavo così, noi ci siamo stufati di avere a che fare con i media, perché i media mainstream, quando vogliono parlare con noi, vogliono ripresentiamo il caso del precario più spiegato che c'è. E noi invece gli diciamo che i precari possono cospirare, possono attivarsi, possono fare... Poi nella pratica ci sono diversi, nella tesi, evidenzia alcune problematiche che ha questo gruppo, però dal punto di vista teorico, assolutamente loro provano a fare questo, poi il successo è anche relativo alle loro forze, alle loro energie, però può essere una cosa interessante. È sicuramente un processo verso cui si deve andare. Prima devi far riconoscere le persone narrativamente all'interno di qualcosa, e poi devi rendere quella narrativa empowering, cioè devono avere la percezione che possono attivarsi. Quel caso di studio è un caso interessante, perché sono riusciti a fare delle cose in alcuni casi molto interessanti, a far percepire agli stessi precari la loro potenza. Chiudo su questo con un'azione che hanno fatto nel 2005. Loro si sono messi in contatto con quasi 200 lavoratori dello spettacolo, del fashion più che altro, e hanno creato una finta stilista che si chiamava Serpicanaro. Questa finta stilista
gli ha creato un sito web, gli ha creato una collezione, l'hanno fatto tutto con i saperi dei lavoratori precari, quindi mostrandogli che i loro saperi avevano già una potenzialità di conflitto. Poi cosa hanno fatto? Ha provato a presentare la stilista alla Camera della Moda di Milano per partecipare alle sfilate. E la Camera della Moda, che nega questa cosa a decine di imprese ogni anno, li accetta. Quindi avevano una finta stilista che avrebbe sfilato nella settimana ufficiale della moda a Milano nel 2005. Dimostravano che la potenzialità dei precari, lavorando senza dichiarare, perché la questione era evidenziare la precarietà in quel settore, però senza che i precari si esponessero così venissero licenziati, hanno creato questo meccanismo per farlo. E hanno dimostrato, uno, che il loro lavoro era valido, la loro invenzione era fregata la Camera della Moda. Due, che era possibile giocare contro i brand in quel termine, e poi fanno la sfilata. Per attirare attenzione sulla sfilata, gli stessi collettivi che organizzano questa cosa qua dichiarano che contesteranno questa stilista. Ho avuto delle interviste bellissime con questi attivisti che mi dicevano: noi siamo arrivati lì e c'era la Ligos con la polizia, non capivo una mazza, perché ci vedevano da un lato contestare, mi metto di noi, e dall'altro preparare la sfilata. A un certo punto ha capito cosa stavano facendo, e diceva: da quel paese ci ha lasciati fare. Allora hanno fatto la sfilata, e hanno presentato 8 modelli che raccontavano diverse sfaccettature della precarietà. Però quella era una fase della loro storia, 2005, nella quale ancora la narrazione della precarietà era un tema che doveva passare. Quindi loro inventavano tutti questi meccanismi per far passare la narrazione della precarietà. Il problema adesso è che la narrazione della precarietà, almeno in Italia e in Spagna, è passata, ma nessuno ha deciso di raccoglierla. Cioè i sindacati non si sono attivati necessariamente per organizzarla, anche perché come posso fare? E chiudo qua, scusate. E poi mi vedo che sto passando la tesi in inglese, quindi... Dino, ti senti interpellato da... No, sul voglio precario dico una cosa stupida, cioè che secondo me non ci sarà mai la coscienza di classe, non so, veramente old, non ci sarà mai la coscienza di classe se continua a esserci la percezione, secondo me, tra... io non sono precario, per fortuna, ma tra precari secondo me, amici precari da sempre, che si cresce solo se si sta uniti. Vince più l'idea che se posso strappare 200 euro al vicino, oppure io adesso, io penso a me, mi prendo il contratto a tempo determinato e poi se ne frega. E se c'è questa idea della guerra tra poveri, che secondo me è abbastanza connaturata nei molti dei racconti dei precari, non emergerà mai un'idea di collettività e quindi sarà complicato far partire una mobilitazione. Per me è che sono completamente d'accordo su Alessio. E siccome c'è anche ragionamento sulla componente emotiva anche nel racconto del voglio precario. Tornando alla questione di emozione versus razionalità, sì, mi leggo anche un po' quello che dice Emanuele. Prima di tutto vi suggerisco un libro che è un must, che è di George Lakoff, Pensiero politico e scienza della mente, che racconta esattamente questo, cioè di come la destra negli Stati Uniti in questi 20 anni abbia sostanzialmente sfilato via via tutte le parole del discorso politico alla sinistra, lavorando sulle emozioni, mentre a sinistra si arriva alla destra lavorando sulla razionalità. Quindi diciamo, la risposta a questa domanda è già in ampi e molto documentati diciamo, libri, saggi che parlano di questo, quindi danno ragione al tuo ragionamento, cioè che la sola razionalità non basta. Però la tua domanda apre una serie di ventagli di ragionamento anche sul tema della maggioranza invisibile. Il primo elemento che secondo me viene largamente sottovalutato quando si ragiona sui comportamenti elettorali, spesso i comportamenti elettorali vengono descritti in positivo, io voto per. Invece, tante volte, in determinate circostanze, è evidente, la componente io voto contro. Un caso eclatante in Italia, eclatante anche perché è regolare, sistematico, lo vediamo sempre, è in alcuni casi, in alcune elezioni amministrative, in alcuni ballottaggi, in cui tra il primo e il secondo turno succedono delle dinamiche elettorali assolutamente inspiegabili se noi ragionassimo solo utilizzando le categorie razionalità o voto per. Ad esempio, è accaduto l'anno scorso le amministrative a Perugia e a Livorno, Livorno l'abbiamo seguita noi che la conosciamo bene, è successo che al secondo turno il candidato che poi ha vinto le elezioni, che partiva con un largo margine di svantaggio rispetto a quello che era avanti, otteneva uno più voti in termini assoluti rispetto al primo turno, cioè prendeva più voti ancora, che non solo non c'è la classica idea al ballottaggio si va al mare, finita, non esiste, ma in più ha riportato a Perugia, questo proprio l'analisi dei flussi elettorali, ha portato gli astenuti del primo turno a votare, hanno votato Romizzi, il candidato di centro-destra, pur di mandare a casa l'amministrazione uscente del PD, che era considerata troppo vicina al potere, che non si rinnovava mai.
Quindi, oltre al concetto razione versus, cioè ragione versus emozione, c'è anche, il tema voto contro e voto per. È una questione che secondo me va assolutamente a intersecare i ragionamenti sul coinvolgimento della maggioranza invisibile, perché probabilmente la maggioranza invisibile non si raggiunge solo esclusivamente attraverso ricette positive, cioè sono perfettamente d'accordo con tutte le ricette scritte sulla distribuzione della ricchezza, però forse non è sufficiente, comunque non spiega tutta la variabilità possibile. Quando noi andiamo a vedere il comportamento della maggioranza invisibile sul comportamento di voto, appunto 2013-2014-2015, vediamo che, come diceva giustamente Emanuele, diciamo, operai disoccupati, quindi due quinti, tre quinti della maggioranza invisibile, continuano a essere elettori del Movimento 5 Stelle o astenuti. I pensionati, a meno che non si voglia dire che i pensionati, cioè, all'Europeo 2014, il 52%, questa è una cosa di più, dell'elettorato over 60 ha votato PD, cioè a meno che non vogliamo dire, cioè, i pensionati, secondo me, dei cinque pilastri comunque ha votato PD nel 2014. Quindi nel 2015 non so se non è andata a votare perché c'è stata la sentenza sulle pensioni oppure per causa di Renzi. Questa è una domanda a cui è praticamente impossibile rispondere. Quello che mi pare di capire è che comunque questi cinque pilastri si muovono in un modo non prevedibile o non facilmente prevedibile e che cambieranno sempre, quindi non è detto che ci sia una proposta politica che includa tutti e includa tutti in continuazione. E aggiungo un'altra cosa, che se noi consideriamo che appunto i movimenti non sono solamente ragione versus emozione, ma anche voto per versus voto contro, è complicato anche immaginare se esista una forza politica, è solo una che rappresenti tutti quanti i cinque pezzi della maggioranza invisibile. Per esempio, non sono d'accordo con Emanuele sulla questione della Lega come interlocutore che non possa parlare alla maggioranza invisibile. Cioè, sono d'accordo nella misura in cui noi immaginiamo la dialettica politica declinata in positivo. Però io come posso non pensare che un pensionato povero, incazzato, che vede, secondo lui, una migrazione fuori controllo del suo comune, non vada a votare la Lega in un voto non che rappresenta i suoi interessi, ma che vada a votare contro un'altra categoria sociale? Penso che questo tema, ad esempio, possa intercettarsi, ripeto, se la ragioniamo solo in termini di voto per, sono d'accordissimo con Emanuele, se inseriamo la componente voto contro, forse ci sono proposte politiche che possono intercettare la maggioranza invisibile più di quanto si potrebbe immaginare. So, io rispondo giusto sulla questione delle emozioni e della passione. Secondo me quella è una questione centrale, no? È una questione che veramente la sinistra non ha saputo utilizzare negli ultimi anni. No? Perché alla fine la politica ha a che fare con l'identificazione, no? L'identificazione collettiva. Come dice giustamente Freud, l'identificazione non è un fatto cognitivo, è la creazione di un legame emozionale. Legame emozionale. Cioè, quindi il problema della comunicazione della sinistra al momento è esattamente quello, che non crea quel legame emozionale. Per esempio, l'altra Europa con Tsipras non mi crea legame emozionale. L'altra, perché? L'altra, eh? In Grecia stanno guardando. Ah, ma aspetta, però c'è... In Grecia, appunto, primo. L'altra, perché l'altra? Che cavolo vuol dire l'altra? Gli altri, cioè, a sinistra piace sempre l'altro. Gli altri, quell'altro, quella... E questo Zizek lo spiega bene, questo mito dell'alterità, no? Noi vogliamo sempre essere altri, diversi. Poi Europa, sempre, cioè, Europa esprime questo europeismo a dispetto di tutto, no? L'Europa è meglio, dobbiamo essere più europei, una certa vergogna di essere italiani. Seconda, fammi finire. Con Tsipras, cioè, chi cazzo è Tsipras? Ma c'è, no, si dice Tsipras. Cioè, tu dicevi in italiano Tsipras o Tsipras, prima delle elezioni non lo sapeva nessuno, cioè, il lettore del manifesto sapeva anche da Tsipras, cioè, il lettore del manifesto mica Tsipras, come se fosse lo zio, no? Però, in generale, per l'italiano medio, insomma, la gran maggioranza della popolazione, ma chi è questo qua? Un esterofilia tipica, no? Questo qua che laggiù in quel paese mitico è riuscito a fare qualcosa, allora lui è il nostro leader. Secondo me quello, per me, rappresenta veramente i mali della sinistra in tre parole, tutte e tre parole sbagliate. L'altra sinistra. Poi la questione è, insomma, nazionalismo. Dobbiamo usare il nazionalismo? No, chiaramente, non è che sto proponendo di usare il nazionalismo, però la nazione è un livello della realtà. Cioè, questo lo diceva Garibaldi, che non era un uomo di lettere, una nuova azione, no? Che dice, cioè, c'è l'io, c'è il locale, c'è la nazione, c'è l'internazionale. No? Cioè, siamo di sinistra, siamo internazionalisti, pensiamo che esista l'umanità, però la nazione esiste.
esiste la lingua italiana, esiste la cultura italiana, esiste una storia. Dobbiamo vergognarci di quella storia, dobbiamo lasciare che quella storia la utilizzino solo gli altri come mezzo di esclusione, dobbiamo lasciare solo quella storia solo come patrimonio della destra, becera. Secondo me quella è una resistenza. L'esistenza è una razza che funziona sempre. Basta. Adesso, ad esempio, in Spagna quello che hanno fatto, gli indignados sono riusciti a fare, quello che Podemos è riuscito a fare in maniera straordinaria, è rivendicare la storia nazionale come storia rivoluzionaria. Chiaro, usando la Repubblica del 36, quella è una storia bellissima, ma che noi abbiamo le nostre storie bellissime da utilizzare, abbiamo Garibaldi, porca puttana, perché noi non lo mobiliamo, no? Cioè, come questa vergogna della nostra storia che è auto... cioè, self-defeating, no? Cioè, è fatto la destra, quello che si inventare. Okay. Altro giro di domande, no? Sì, perché sono domande per me. Domande. Okay. Sì. Ovvio. Cipro, sì. Ok, Roba, intanto un commento solo sulla questione di persone che si trovano, questo dice Emanuele. Persone che si trovano a parlare di interessi comuni, eccetera. Cioè, non è successa quella cosa del Movimento 5 Stelle, e invece quella di servizi militari, di diritti, qualche disegno. L'altra cosa rilasciandomi un po' l'orgoglio precario, l'empowerment, cioè, secondo me questa narrazione è affascinante e in un certo senso vorrei che fosse così, però secondo me ci sono degli elementi che assolutamente non stiamo considerando, cioè io chiamo norme sociali. Non so come dire, cioè l'inglese dico social norms, non so esattamente come tradurlo, però c'è elementi di razzismo, di sessismo che sono intrinsechi, omofobia, fortissime tendenze che vediamo nell'Italia di oggi. Cioè, come magari queste persone dal punto di vista economico, di precarietà, sono accomunate, però c'è il pensionato che fa. Che riconosce di avere qualcosa in comune con migranti, mi sembra veramente una cosa lontana. Cioè, e la questione del sessismo, secondo me, della disparità di genere in Italia è profondissima, per cui non solo non c'è il riconoscimento di essere precari, di essere middle class, impoverita, che sta tornando. E questo è tantissimo perché le donne in Italia non lavorano, le donne provvedono alla cura, sono invisibili, poi ho citato le donne migranti, ma le donne stesse italiane sono in questa posizione. Il welfare non collassa in maniera drammatica e dirompente per quelle, queste sono le persone che sono più silenti di tutti. E questa è la nazionalità di sinistra, quello che ha detto lei. Questa è la passione. Se avete dei commenti da fare su questa cosa, perché secondo me finché non stanno analizzando tutte altre cose, veramente non è una cosa a livello di assolutamente sì. Diciamo che in maniera stretta queste cose. Soprattutto picchiare chi non la pensa come te. Organizzeremo un servizio d'ordine da voi. Tribunale popolare. Ok, chi sono quelle persone? Okay. Io sono velocissimo, cioè a me mi interessa capire proprio concretamente come si comunica questa maggioranza invisibile, cioè oggettivamente, come cioè, la rieducazione al dibattito politico, come la si fa? Cioè, prima si diceva quelli di Podemos sono stati nelle piazze e lì si sono incontrati, si sono parlati, si sono conosciuti. Che io voglio sapere che cosa dobbiamo fare noi, cioè dobbiamo scendere in piazza pure noi e metterci lì a parlare con tutti. Questa è la mia domanda. Okay. Se volete, non mi altre. Ci sei tu e poi c'era qualcuno. C'eri tu? Okay, perfetto. Io sono sempre visto, ma non sembra qualche caso, io l'ho sentito, l'avete citato tutti un po' la tipichella. Il Movimento 5 Stelle va paralizzato, cioè, la parola partecipazione non è venuta mai fuori. Cioè, per quanto è vero, sia qualcuno che parla di scie chimiche, c'è anche quello che parla veramente di giusto, è leader di un partito, per cui le scie chimiche del 5 Stelle sono sì, fenomeno internet, però in realtà hanno perso il sistema di partecipazione, di TAP, sono la cosa più partecipate che c'è a Londra, in giro per l'Europa. A Londra hanno fatto un congresso con ma non con 5 Stelle. Ma in Italia esistono andati così. In Italia è un brand come Facebook, so che su Facebook lì, gli altri paesi non fanno nulla. 5 Stelle su Italia fa molto di più. Non c'è una piattaforma usata in Italia, hanno
libera indirizzata propria, insomma, in Italia non si può parlare di Italia senza parlare di Italia, qui a Londra è un po' diverso, ma sono comunque uno dei più grossi di campo a Londra. E questo va riconosciuto, cioè non si può essere snobisti. Un 5 Stelle non veniva alla riunione del PD in un gineco perché si vedeva il classico stilista della Camera della Moda di Milano, meno bravo, arrivato prima, che non deve lavorare e che sta lì e ti dice quando puoi parlare, quanto puoi parlare, e lo fai con 6-7 persone. Quindi quell'aspetto va maritato. Poi lo sappiamo tutti, insomma, chi sono i 5 Stelle, quindi insomma, non bisogna ridicolizzarli, però parliamo del fenomeno, parliamo di strumenti che hanno utilizzato, hanno utilizzato in un altro mondo, ma non si può dire no, l'ha fatto loro, noi no. Scendere in piazza si può servire, però anche creare momenti per vedere come funzionano i circoli, vedere come funzionano le sezioni, fare in modo che le gerarchie non siano una barriera, non siano un'investitura, non siano una setta insomma, che si eredita per canali invisibili, ma che ci sia una volontà di includere queste persone, perché in realtà un circolo, quindi un circolo anche di sé, in qualunque partito italiano al momento andare e cercare di partecipare con una modalità orizzontale non è possibile. Quindi diciamo questo, io direi che Okay. Però solo l'ultima domanda. Poi facciamo un altro giro. Un fatto è che io non, io veramente nel Movimento 5 Stelle, cioè parlando con la gente, non è che ho fatto una statistica, però parlando con la gente, ho detto un sacco di cose della quale non abbiamo ancora parlato. Un sacco di gente dice io voto il Movimento 5 Stelle perché almeno risparmiamo, perché almeno non rubano. E cioè, poi, no, sembra un discorso terra-terra, ma in realtà, cioè, questi sono gli discorsi, perché poi ci sono, a me fanno ridere quelli che dicono, ah, vabbè, però il Movimento 5 Stelle che non ha un programma. Ma che cavolo, li sai i programmi dei partiti? No, onestamente, cioè, chi li sa i programmi dei partiti? E in realtà mi vogliono sapere, no, chi grido? Secondo me il Movimento 5 Stelle, il programma del Movimento 5 Stelle è un problema, si potrebbe salvare con la comunicazione. Il problema è che appunto ogni tanto arriva il video che ti fa la faccia sessista, che poi a proposito del femminismo in Italia è un problema anche delle donne, perché noi donne non ci stiamo, non stiamo facendo abbastanza. Faccia il Sir Hunt che è seduto di mente, però ha fatto la battuta, in realtà sarebbe stato un simpaticissimo mattacchione. Compagni, la dittatura non è una dinamica di verticalità in questo ambito orizzontale. Ma che c'è una sedia orizzontale? Secondo me, però, voglio dire, la gente poi dimentica, quindi volendo, secondo me, volevo chiedere questo, si può salvare, cioè il Movimento 5 Stelle davanti, anche se in realtà sto salvando abbastanza bene, con la comunicazione, perché secondo me è quello che manca, perché la gente veramente, cioè la gente non va a votare, perché dice io che cavolo vado a fare, che è sempre la solita salsa. Perché ognuno si mette d'accordo con chi sia, cioè le persone del sud, quindi a maggior ragione, mafia, camorra, cioè al sud c'è gente, cioè io sono gli amici di Facebook, sono stati gli amici di Facebook, però che parlano, si sono anche io quando c'erano i borboni, cioè. Borbonismo dovrà morire. Ok, abbiamo qua quattro domande, tre temi. Non partecipate troppo che sennò poi divento autoritario. Allora, sono tre temi, uno Movimento 5 Stelle, secondo condizione ruolo delle donne, sembra una questione centrale. Purtroppo qua non c'è nessuna di noi, non c'è nessuna donna. E la terza questione, c'è come bisogna farci? Diamo una strategia, basta chiacchierare. Quali sono le vostre risposte? C'è anche Manuele che vuole intervenire. Partiamo di nuovo da Alessandro. Io parto dal tema che li scelgo per interesse. E quindi parto dal tema del femminismo, in quanto sono femminista. E una cosa che è fondamentale, il femminismo non è un problema delle donne, è un problema mio, è un problema di tutti.
come il razzismo non è un problema delle persone che subiscono il razzismo. Chiaramente io posso essere femminista, ma non posso entrare nella condizione di vivere discriminazioni di genere. Quindi devo problematizzare la mia condizione di essere femminista su questo. Nel libro tutte le categorie della maggioranza invisibile, cerchiamo di declinarlo, stanno peggio se sono del sud e sono donne. E quindi nel libro quello diventa una parte determinante. E non solo, e qui è interessante perché non sono meri numeri, ma la discriminazione sui numeri è una discriminazione che nasce a monte, cioè riproducono il sessismo della società i numeri. È come quando in America ti dicono che è una società post-razzista, che non è più razzista, poi vai a vedere i numeri se sei in alcune regioni degli Stati Uniti, se sei afroamericano tra i 14 e i 25 anni, il 14% della popolazione finisce in galera. Allora lì vedi che i numeri ti dimostrano che il razzismo c'è, che il sessismo c'è. Quindi diventa un cartino di tornasole per sfidare queste questioni. Quindi quello assolutamente è fondamentale. Però la domanda che facevi tu, interessavo questa cosa qua, mi dicevo, ma come fa a sfidare tutti questi passaggi qua? Non è facile, si fa per articolazione, però mi hai fatto un esempio, come fa l'impressionante di divulgare di grande? Beh, dipende, se il pensionato c'ha la badante montata, secondo me un po' di presa per fare un'altra narrativa ce l'hai. Non lo so, magari no, magari ce l'hai in casa ed è razzista, però c'è un po' di presa per fare un altro tipo di narrativa. Cioè, la questione è poi, che è venuta in diversi commenti, anche quello sulla passione, sicuramente noi facciamo un'analisi strutturale, no? Quindi guardiamo categorie economiche e vediamo. Però questa analisi, il passaggio tra questa analisi strutturale e una narrazione avviene attraverso quello che forse il movimento italiano si parla di soggettivazione, quello che forse alcune interpretazioni di Bourdieu chiamano habitus, cioè il vivere una certa condizione ti predispone a recepire certi messaggi o no. La metto sul volgare. Ti possono dire che ti piove, che sta piovendo quando ti piscia in testa, ma tu ti accorgi che sta pisciando in testa. Cioè, se tu sei precario e ti dicono, tu non sei in una posizione, sei in una posizione privilegiata perché puoi decidere il tuo destino andando a lavorare dove vuoi, come vuoi, poi hai la flessibilità, sei un imprenditore di te stesso. Ti accorgi che stanno un po' pisciando in testa. No, questo, il problema è... Perché se no, necessariamente. Allora, spacchettiamo la cosa. La questione non è, io me ne accorgo, è quale narrativa è più facile che faccia presa su di te? Una narrativa che risuona, e per questo io parlo delle narrative all'interno, è una narrativa che parla la tua vita o una narrativa che aliena la tua vita? Indipende dalla narrativa che produci. Quanto più riesci a renderla vicina all'esperienza vitale di qualcuno, più quella narrativa diventa potente. Non so se vi hanno, e chiudo su questo, non so se vi hanno mai fermato per strada cercando di convertirvi in qualche setta. Tre passaggi sono sempre. Uno, il mio Dio buono, che devi stare con me. Il mio Dio cattivo, quando fallisce questa, la terza narrativa è la loro esperienza personale nell'incontrare Dio. Perché l'esperienza personale è un elemento dirompente. E quindi io metterei questo elemento dell'esperienza personale tra l'analisi strutturale e la narrativa, che diventa fondamentale. Poi cercherò di essere veloci. Posso concludere? Fammi concludere le cose così chiudo un secondo e poi ti lascio lo spazio di parlare. Questione 5 stelle metà, verissimo. Nel 2013 con Emanuele abbiamo provato a presentare un progetto per studiare 5 stelle della metà. Nel 2013 ci hanno cassato. Però una roba fantastica di quel progetto era che il meetup di Napoli, dove c'è una partecipazione bassissima politica, aveva 5.000 persone iscritte. Il meetup di Catania ne aveva 2.000. Quindi il Movimento 5 Stelle aveva attivato tutta una percentuale di popolazione che non partecipava più in politica. E quello era un dato fondamentale, è stato anche di partire su Romano 4. Lascio agli altri la domanda più antipatica, cioè come si comunica la gente di Sisi. Però anche però chiudere sulle cose che ha detto Alex. Prima di tutto, sulla questione ruolo delle donne, anch'io ritengo di essere femminista, sono d'accordo con quasi tutto quello che ha detto Alex, Volevo portare una domanda, un dubbio a cui non ho la risposta. Ti racconto un episodio che è successo in Puglia alle regionali di quest'anno. In Puglia alle regionali di quest'anno, Michele Emiliano, candidato presidente, che poi ha vinto l'elezione, ha candidato 6 donne capolista nel PD delle 6 province, è andata a voto.
risultato finale, il centro-sinistra ha eletto 0 consiglieri regionali, no? Nonostante venga indicato 6 capoliste. Ora, è solo una questione di qualità della classe dirigente femminile? Io non so, credo di no. Se la risposta è no, vuol dire che le donne sono le donne, adesso mi tra di loro, temo, comincio a temere, almeno dal punto di vista della rappresentanza politica, temo, spero di no, temo di sì. Cioè, questo non vuol dire, questo non è, non voglio fare il ragionamento, cioè, non voglio assolutamente ridurre la responsabilità degli uomini in questa questione, voglio solo chiedere se è così, cioè se non c'è l'idea della rappresentanza di genere dal punto di vista politico, cioè non c'è l'idea che votando le donne possono rappresentare meglio gli interessi delle donne rispetto agli uomini, se questa è una banalità allucinante, se lo lascio come tema di riflessione. Però io vorrei anche capire perché accade una cosa del genere. Cioè se è solo esclusivamente qualità della classe di genere. Quindi, diciamo, le donne che ha presentato Emiliano, che ha presentato il centro-sinistra in Puglia, sono peggiori degli uomini candidati. Io non riesco a credere che sia solamente questo. Ma questo è un argomento, ripeto, se avessi la risposta la darei, la lascio come riflessione generale, magari ci torniamo. Per quanto riguarda la questione Grillo e i pesi, banalità, non banalità, allora, bisogna fare un quadro il più razionale possibile, provare a fare un quadro razionale. Sul tema della partecipazione restano di più efficaci. Sul tema del se questa partecipazione ha un impatto sul comportamento di voto, io ho i miei dubbi, sinceramente. Cioè, incide una parte, secondo me, non rilevante sulla scelta degli elettori del Movimento 5 Stelle nella loro complessità e andare a votare. Penso che in questo momento storico il Movimento 5 Stelle goda più della incapacità dei partiti tradizionali di fare ricambio della classe dirigente, quindi il fatto che i media hanno ogni giorno una storia da raccontare, qualcuno che ruba, qualcuno che è indagato, darà è la benzina del Movimento 5 Stelle, molto più della capacità di partecipazione. Questo non vuol dire minimizzare la capacità di partecipazione, perché come dicevo prima, secondo me fanno attivazione meglio di altri partiti, più strutturati, quindi bisogna riconoscere assolutamente una capacità migliore, ma non da, bisogna dare anche il peso, un peso complessivo, cioè la De Volpe. Io non sono le 5 Stelle, cioè, no. Bisogna essere molto chiaro. Se arriva al primo partito italiano, secondo me è per larghissima parte responsabilità delle forze politiche tradizionali che hanno cambiato la classe dirigente. Secondo me, in questo momento, e poi magari fra 3 anni, cioè se faccio un esempio, se oggi nei famosi sondaggi a Roma Città, il Movimento 5 Stelle è attribuito al 30, non riesco a credere che sia per la qualità della classe politica del Movimento 5 Stelle a Roma, ma a causa di mafia capitale. De Gaulle, quando gli fu chiesto appunto come punto del programma principale di eliminare i sciocchi con gli competenti della Francia, lui rispose vasto programma, quindi evidentemente ci sarà sempre materiale di ragionamento. Come comunicare la maggioranza invisibile? La partecipazione è uno dei 3 pilastri, secondo me. Gli altri 2 pilastri sono il ritorno alle periferie, secondo me, che racchiudono la larghissima parte della maggioranza invisibile dal punto di vista della sottorappresentazione. Le periferie non sono rappresentate politicamente, non sono rappresentati i bisogni, non sono rappresentate la distanza. E infatti cosa succede quando... perché la questione dei Rom esplode o esplode in periferia? Perché si crea un cortocircuito tra una quota di popolazione, diciamo, italiana che ritiene di non essere rappresentata, e quindi succedono là i grossi problemi. Partecipazione, ritorno alle periferie, cioè la politica ritorna a fare la politica delle periferie, Siriza in Grecia vince perché Tsipras si è attribuito una credibilità nel fatto che lui andava in periferia, lo ha sempre fatto. E la terza questione è che non è mai sufficiente la componente dell'ascolto. Cioè i politici parlano molto di più di quanto ascoltino. Non ci sono metodi scientifici ascolto. Io faccio campagna elettorale, la componente appunto di analisi, riflessione non è mai abbastanza. E quindi dando l'idea appunto che io parlo, tu mi ascolti, non essendoci mai il flusso bidirezionale, manca secondo me una forte componente di coinvolgimento della maggioranza invisibile. Ovviamente sono 3 slogan, una complessità enorme, ma ho provato a darti 3 elementi di riflessione. Ovviamente poi lei, diciamo, la stavo facendo incazzare, quindi volevo capire. Io la mia, dipende, non ho la risposta, però io vorrei capire se tu da donna, da attivista politica, riesci a darmi una risposta a che cosa è accaduto, se è possibile trovare una risposta. Ma secondo me dovrebbe essere che stiamo confondendo istanze politiche col genere dei candidati. Cioè per me ci possono essere 8 ministri donne
governo Renzi, diciamo, è iniziato, non ci sono strutture per la politica di parità di genere, i fondi per i centri antiviolenza, non si sa quando arrivano, cioè per me è tipo stanze 16 ministre donne o tutte, ma se queste stanze non sono rappresentate, cioè loro partecipano, ma non hanno nessuna narrazione femminista di politica di genere, quindi cioè, non mi sembra che facciamo queste domande sui candidati uomini, no? Qual è la qualità della classe politica quando comunque la maggioranza sono sempre stati candidati uomini? Mi sembra che stiamo confondendo proprio i due piani. Purtroppo non c'è una rappresentazione di politiche di genere a favore delle donne, che siano candidati uomini o donne. E quindi avere 8 ministre donne è un facile esperimento della pink washing, dire ho le donne in politica e sto a posto così. Poi non ho appunto un ministro per le parità, non ho. Cioè pink washing, quindi confondere queste due cose secondo me è veramente problematico. Ed è quello che abbiamo in Italia adesso, per cui ci sono dei picchi di visibilità di donne al potere, eccetera, ma il discorso politico è ciò. E con sessismo, cioè le ministre quello è il sessismo al 100%. Ma quindi volendo estremizzare il tuo ragionamento, tu sei contrario alla parità di genere di lista? No, io sono a favore, è una misura necessaria ma non sufficiente. Comunque una misura che in tutti i paesi in cui è stata attuata ha portato un incremento. Però io lì volevo arrivare, cioè da femminista, magari se non ci credi più, però mi chiedo, probabilmente se ci fossero delle condizioni di garanzia per cui le donne entrano in politica, probabilmente le donne sarebbero rappresentate meglio, mi chiedo come mai questo meccanismo non si vede, e tu mi hai risposto, io penso che probabilmente, non, che forse le donne però abbiamo visto che in altri momenti storici le donne prendevano vagonate di voti e vagonate di consenso, cioè la strategia elettorale di Renzi di mettere come capolista le donne alle elezioni europee in quel momento che era un anno fa, molto ben funzionato. Quindi secondo me guardare semplicemente alle preferenze, al voto per le donne
dare un'indicazione, ma è molto difficile stabilire il rapporto di causa-effetto, cioè non abbiamo prove per dire che ci sia una causa-effetto. Quello che sappiamo è che a livello sociale la maggioranza visibile è donna. È donna, è giovane e ha delle condizioni particolari di salute. Il terzo punto sulle emozioni. Tutto bene, le emozioni vanno benissimo, però non sarò certo io a non dirvi che servono in politica. Però per cortesia. Allora devi ripeterla per cortesia. No. Quello che stavo dicendo, secondo me dobbiamo di dire che questi vent'anni si è fatta prendere il vocabolario dalla destra. La sinistra negli ultimi vent'anni ha perso consenso perché ha smesso di essere alternativa alla destra. Tutto non credibile. Crescono le risultate. Scrivi in chat che non riusciamo a sentire. Di riscrivere. Si vuole, ma questa cosa è cosa? Magari togliendo il video, si sente l'audio. Deve essere. No, no. Non so dove si è sentito meno, comunque voglio dire, facciamo attenzione a questa storia delle emozioni. Le emozioni possono servire per infiammare il campo politico, ma sono un cerino. Nel lungo periodo sono una bella gente. Bravo! 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 Ok, chiudendo un po' il giro di domande su amico Emanuele. Sì, ok. Ma secondo me la cosa del Movimento 5 Stelle è decisiva, perché il Movimento 5 Stelle è l'unica formazione in Italia che in qualche modo prova a rappresentare una parte della maggioranza invisibile con un grande successo e funge da ispirazione poi anche per Podemos, no? A me sembra che sicuramente veramente uno delle dimostrazioni della crisi della sinistra e anche questo atteggiamento veramente snobbista della sinistra verso il Movimento 5 Stelle. E questa cosa delle arcie chimici, no? Come viene rappresentato, no? Siamo la gente, il potere ci teme. Però no, cazzo, siamo nel paese, noi siamo il paese degli analfabeti funzionali. 50% degli analfabeti funzionali. Se una persona riesce a scrivere scie chimici, sbagliato, ma già è sopra la media, cioè quasi sopra la media. A me sembra veramente una cosa, a me quello sembra veramente, poi come dire, l'uscita probabilmente, non so, sbagliata di Umberto Eco su internet, il regno degli imbecilli. Secondo me in generale è più la rappresentazione di un male profondissimo della sinistra, che questo elitismo, questo snobismo, per cui la sinistra si identifica con questo stile di vita di classe media cosmopolita, istruita, e considera tutte le persone, cioè le classi che una volta rappresentava, gli esclusi, classi basse, come fondamentalmente dei bifolchi, potenzialmente razzisti, omofobi, sessisti, quello dice Zizek, cioè questo non lo inventato io. Però sembra che in Italia sia perfettamente rappresentato. Il secondo punto sul Movimento 5 Stelle è che dimostra una cosa anche importantissima, che non sono solo le questioni economiche quelle che contano, ma fondamentalmente quello a cui siamo di fronte è una crisi politica che è più grande della crisi economica. Se uno guarda la piattaforma programmatica e al discorso di 5 Stelle e Podemos, ci sono più domande politiche che domande economiche. È tutto un discorso contro la corruzione, per la trasparenza, per la partecipazione. È un dato, secondo me, gigantesco che sia così importante, specialmente in una crisi economica. Ma che cosa ci dice questo? Ci dice una cosa importante. Cioè, molte persone si chiedono,
giustamente dicono abbiamo il taglio dei stipendi ai politici o il taglio del finanziamento pubblico ai partiti, questione specifica su cui sono contro, non penso che il finanziamento pubblico ai partiti sia un male, però è lo 0,01 del bilancio pubblico, ma allora una cazzata concentrarsi tanto su quello. Però il problema è che solleva la questione fondamentale che politica economica buona non l'avremo mai se non cambiamo la politica prima. Non è che uno può pensare di avere domande politiche e solo per la ragione, vuol dire la ragionevolezza di quelle domande si vanno a imporre. Quello che dimostra Podemos e tutto il caso laboratorio spagnolo è che la gente si rende conto, se non cambiamo le istituzioni completamente non andiamo da nessuna parte. Cioè, cambiare le istituzioni, riprendersi la politica, ricostruire forme di partecipazione, che è il grande vuoto della fine della morte del partito massa, se non facciamo quello possiamo avere le migliori domande politiche, le migliori idee di servizi pubblici, ma rimarranno sulla carta, no? Come sono sempre rimaste negli ultimi anni. Prendiamo l'ultimo giro di domande. Tanto, bellissimo, ma ormai si sprecia su sinistra la notizia di Paolo. Okay, abbiamo parlato di intellettuali organici di Gisele, ma nella mia domanda mi parlo di strutture, abbiamo parlato di idee, di emozioni, ma gli attori in questo caso comuniamo gli intellettuali, quindi quello che pensano gli intellettuali che sono anche sotto di destra, sia di sinistra che di destra, specialmente di terra, comuniamo quel gruppo di intellettuali che sono anche in grado di mobilitare una certa categoria elettorale. E come veniamo a questo gruppo di matematici che non si sentono rappresentati e che stanno cercando di politiche diverse. E questo lo vorrei anche unire alla questione che pensavo prima sulle donne. Forse magari sto dando una risposta, perché questa parte non è tanto una domanda, ma perché non sono state votate le 5 donne capolista? Chi le ha messe là queste donne capolista? Ma come si sceglie le capolista? Io adesso forse sono più deludi vaccinati. Ma nella lezione, durante l'ultima notte elettorale regionale in Sardegna, io dicevo, io Francesco Abbaraccio non lo voto, perché se devo votare una pagina, voto la mia, ragazzi. Scusate. Campania ha fatto la sua capito? Quindi, come vengono scelte le candidate che devono essere capolista e capolista. Sì, è vero, tempo addietro c'era una maggiore presenza femminile in politica, ma anche lo spessore delle donne che stavano in politica, che venivano messe sul palcoscenico politico, era un po' diverso rispetto a quello che erano. Comunque, la mia domanda era la prima parte. Ottimo. Le altre domande un po' più telegrafiche, per motivi di tempo dobbiamo andare a chiudere. Perché più stai? Chiudere è una cosa, se no, la comunicazione, però non abbiamo parlato di linguaggio. Cioè, secondo me, finché utilizzeremo parole coordinate, ma questo ci parliamo tra di noi, allora. Poi... non lo so, però se c'è più da studiato, ma parole come slogan, come qualcosa che ci dice. No, stesso. Cioè, ma la cosa è che questo è il maggio, non abbiamo parlato di niente. Anche perché bisogna considerare che la maggioranza invisibile è ignorante. E appunto, la, per esempio, la cibo, ma un sacco di cose che comunque non avvicinano al mondo politico. Quello, su questo bisogna lavorare. Bisogna lavorare che non si possa fare solo la politica. Insomma, che hai già fatto una domanda prima, devo... Sì. Cioè, il nostro momento è un sacco di eventi, quando non si riusciva ad avere la parità di genere sul palco, due giorni stanno a casa, no? Ce lo devi dire prima, come pensabile fare un evento dove non si fosse parità di genere dai. Ok, ultima domanda telegraficissima. Telegraficissima, secondo me dovrebbero scrivere la stessa cosa a stare in meno grazie. Cioè l'uomo con l'uomo se non esiste, studiamo un po' di neuroscienze, le decisioni. No, è vero, ma riprendo, non so chi ha citato, io conosco, sto leggendo, immaginando quello che si chiama Hyde,
non è un problema di emozioni e razionalità, cioè è una maniera di vedere come le persone funzionano completamente sbagliata. È un problema di assi di valori, di diversi assi di valori, che possono essere giustizia, possono essere, non so, senso dell'autorità, possono essere libertà e così via. E tutti questi assi di valori poi funzionano sulla dinamica più o meno di pancia, più o meno razionale. E la sinistra tradizionalmente si occupa solo di un paio di questi assi per riprendere il discorso sulla nazione e così via. Quindi forse i cinque blocchi della maggioranza invisibile, come qualcuno ha già accennato, non stanno insieme se pensiamo che stiano insieme solo sulla base razionale del tipo di interesse economico che rappresenta, perché poi forse su tutta un'altra serie di assi di valori si misurano in maniera completamente diversa. Ok, Alessandro. Ok, parto dall'ultima è sicuramente devo salvare Gramsci qua, perché se è vero che c'è un marxismo strutturalista, Gramsci è uno di quelli che non lo è, nel senso che la struttura base sopra struttura marxista classica, dentro la base c'erano forze produttive, quindi come cosa fai, reazioni di produzione, quindi come ti relazioni, quindi anche tutta la parte. Gramsci è uno di quelli che riportava le sovrastrutture dentro le strutture attraverso le relazioni di produzione. Fatta questa super cazzo, volevo dire che Gramsci è contro le mosse economiche, completamente. E quindi in questo senso sono completamente d'accordo con te. E forse allora la rappresentazione che ho dato della maggioranza visibile di come noi la intendiamo, o taglio anche che abbiamo dato nel libro, è scorretto rispetto anche a quello che pensiamo, perché noi diciamo che categorie sociali hanno un effetto sulla vita delle persone, nel senso un precario ha una vita precaria, che è caratterizzata da tutta una serie di frustrazioni, di elementi reali della sua vita che sono comuni ad altre persone. Se poi tu giochi all'interno di quella, con la comunicazione, con la costruzione del linguaggio, all'interno di quelle dinamiche comuni per costruire un'idea di identità comune, allora lì tu fai un'operazione culturale politica che riflette, non esclude le condizioni socio-economiche dell'individuo, ma cerca di andare oltre. Quindi c'è una relazione, le condizioni socio-economiche dell'individuo vanno, e le passioni vanno attivate in un discorso politico. E quello sì, è vero, ci sono set valoriali diversi. Quello che mi verrebbe da dire è che i set valoriali vengono costruiti socialmente, ed essendo costruzioni sociali possono essere articolati. Allora, l'attività politica è la riarticolazione di queste costruzioni sociali. Una cosa vorrei essere velocissimo. La maggioranza invisibile è ignorante. Io non vorrei cadere però nel solito pregiudizio della sinistra di sapere meglio di altri cosa è meglio per gli altri. Non lo so. Che poi anche da intellettuale, io come accademico è il secondo rischio che corro, cioè avere l'idea che io so cosa è meglio per un'altra persona. No, una volta ho avuto un litigio con un mio parente, perché dicevo che provocandolo che si direttore di Berlusconi votava Berlusconi perché volevamo votare Berlusconi e non era solo perché erano degli ignoranti. E quindi eviterei il meccanismo dell'ignoranza, cercherei di costruire narrazioni competitive con quelle che mi fanno avvicinare a quel tipo di movimento che è contrario al mio, ma senza denigrare. Perché nel mondo deve essere calibrato. Aspetta, nel denigrare perdiamo completamente il contatto con questi soggetti. E qui, come mi suggerisce, c'è il tema del linguaggio. E io ho un problema su questo. Ho una formazione accademica, quindi tendo a usare le supercazzole accademiche. Allora, supercazzole è già una bella parola. Sì, cerco anche di sdoganarmi ogni tanto, però la questione del linguaggio è un tema centrale, ma che proprio va... E se vuoi mi rifugio in una risposta che ho dato prima. Il modo migliore per imparare il linguaggio, io faccio per il mio lavoro molte interviste semistrutturate con soggetti, la cosa che cerco di fare è nel chiacchierare all'inizio e riutilizzare il linguaggio che mi viene proposto. Questo permetterà il linguaggio di intervistato anche, ma anche per creare un canale comunicativo di un certo tipo. E quindi quando io parlavo di un territorio organico, parlavo meglio di persone che si vivono l'esperienza e la reinterpretano, andare a raccogliere linguaggi che già esistono lì, quindi facendo un lavoro sul campo, può essere un elemento interessante per poi articolarli in processi politici. Come unire gli intellettuali con gli altri soggetti sociali?
Grazie per la domanda. Non so, chi era? Non so se ora ho uscito su Tenta a caso, forse era Brecht, qualcuno quando diceva passante, non mi ricordo. No, comunque, la figura dell'intellettuale andrebbe ridimensionata, secondo me, pur essendo io un accademico intellettuale. Quindi io direi che gli intellettuali dovrebbero farsi un bel bagno di umiltà, andare nei quartieri e parlare con la gente. Ed è quello l'unico modo. Non devono star lì a pensare come io lo posso tradurre perché lo capisca gli altri, devono andare con la gente e parlarci. Poi una volta lì troveranno le forme di tradurre. E una volta riescono a tradurlo, parlando nei quartieri, quando la gente si vede quelle problematiche, allora possono essere utili alla causa. Se no sono sui utenti e vi lascio il lavoro. Sulla questione di unire gli intellettuali emarginati, io faccio fatica a trovare una definizione di unità intellettuale, quindi non riesco a capire, magari ci sono intellettuali che dialogano per conto degli emarginati, che rappresentano gli emarginati, ma non sono ancora stati elevati al rango di intellettuali da parte dell'opinione pubblica che non li tratta come tali. Quindi magari ci sono, non lo sappiamo, oppure non ci sono, oppure intellettuali ufficiali, ma niente, che assolutamente niente di rappresentare gli emarginati. Quindi probabilmente dovremmo fare altre tre ore di panel su che cosa vuol dire essere intellettuali nel 2015 in Italia. Sulla questione linguaggio ci sono due passaggi da fare. Il primo passaggio su cui credo siamo tutti d'accordo, cioè la trasformazione della complessità in una cosa semplice. Penso che nessuno abbia qualcosa da obiettare su questo aspetto. C'è però, invece, secondo me, non siamo tutti d'accordo su una questione, cioè sul fatto che in alcuni casi la semplicità deve passare da una semplificazione. È diverso essere semplici da essere semplicistici. È diverso dire yes we can da uspe in azione, però entrambi sono semplificazioni. Una è una cosa e un'altra è un'altra ancora. Quel confine labilissimo è il confine su cui io in particolare, per il lavoro che faccio, ma in generale chiunque comunichi la politica, si deve cimentare quotidianamente. E attenzione, perché non è detto che tra yes we can e uspe in azione vinca yes we can, vincono i buoni. Questo non vuol dire cedere le ruspe, ma vuol dire che, attenzione, è molto, 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 paradossalmente, la semplicità è una delle ruspe difficili che ci possano essere. Quindi sì, ma attenzione a non prendere, a farsi prendere la mano, perché il confine tra, appunto, dire bene le cose o rendersi comprensibile, e invece fare delle ipersemplificazioni con il tentativo di farsi capire da tutti, ma poi banalizzando, è estremo. Su questo, la definizione del confine è rapidissima, sono sicuro che ognuno di noi ha un'opinione diversa. Sulla questione appunto dell'homo economicus come, diciamo, non elettore, cioè il prototipo che non coincide, diciamo, ci siamo detti praticamente tutto. Ancora una volta, sulla questione donne e candidature, ha ragione lui quando dice che le donne devono essere più rappresentate in qualsiasi elemento. Non sono del tutto d'accordo sul fatto che le donne ministro siano semplicemente specchiette dalla lodole, mi darei una decina d'anni prima di fare questa valutazione, perché io non ho la certezza che il fatto che ci siano 8 ministri donne non porti nel medio lungo termine all'idea che ci sia, anche simbolica, che ci possano essere persone che possano avere risultati, donne anche giovani, per cui capisco la tua amarezza, ma ti chiedo di sospendere il giudizio ancora per qualche tempo. Per il resto, secondo me hai trattato un punto giusto della questione sulla Puglia, ad esempio. Cioè sul fatto che è vero che ci sono state 5 donne, 6 donne capoliste, ma le donne non hanno scelto le donne, cioè è stato un uomo a scegliere 6 donne, quindi probabilmente quel punto è stata la spiegazione, è stato, cioè giusto quello che dice, probabilmente questa è la risposta alla domanda, non è possibile, non erano credibili o non si sono fatte votare, ma il metodo in cui sono state scelte non era il migliore dei modi. Però ci sono delle questioni un po' contraddittorie, nel senso che io vorrei capire, vorrei essere utile, cioè da un lato ci dice non basta che le donne siano candidate per essere brave, dall'altro lato ci diciamo parità di genere, su cui sono stra d'accordo, quindi le quote sì, però che condizioni? È un lavoro un pochino complicato, anche qui si rischia di finire nelle contraddizioni che poi alla fine non fanno altro che far sembrare le donne come persone che litigano tra di loro, che per quell'immagine che emerge, appunto, alla fine sono le donne che fanno male alle donne, quando in realtà sono gli uomini che fanno male alle donne dal punto di vista della rappresentanza politica. Però appunto io non volevo limitarmi a descrivere il posto dell'atto, bisogna trovare delle soluzioni, sennò ci diciamo sempre le stesse cose, non riusciamo. Però le pratiche senza la politica,
Ma le pratiche di andare a un circolo dove se sei una madre, se una riunione va avanti fino alle 10 di sera, come fai a partecipare? Il mito e il macro sono connessi, sì. Come diceva lui, è essenziale. Quando ha vinto ad Aplau, le foto del backstage di Twitter erano le madri con i bambini in braccio che tenevano, cioè, lo so, era chi cura o i partecipi, cioè, finché non fanno le cose dietro. E dove nati? Giusto? Dove nasce il flusso? Vorrei capire, dov'è il punto da cui nasce tutto? Quando dico la politica intendo questo, cioè chi è che decide le pratiche? Decide la candidata sindaco, decide il segretario del partito, decide... Beh, sono i movimenti alla fine, no? Si inizia la mandola e dopodiché si normativizzano. E chi fa il primo passo? In Spagna è stata la prossima volta. Un paio diverso da questo la prossima volta. Sì, ci sarebbe. Se posso fare un giro veloce su due questioni. Una, quella dell'ignoranza. È un dato fondamentale, no? Cioè, l'ignoranza, è innegabile che c'è un problema di ignoranza. Cioè, è innegabile che c'è stato un decadimento, un declino nel livello generale di istruzione. Secondo me è quello che deve essere accettato. È innegabile il fatto che, cazzo, si legge più in Inghilterra, i poveri, i lavoratori leggono più in Inghilterra, che è meglio leggere il Daily Mirror, il Sun, che non leggere niente. Che abbiamo un problema vero. Però la sinistra, nei suoi momenti migliori, ha avuto una missione pedagogica. Istruiva le classi lavoratrici, aveva le scuole serali, aveva le case del popolo dove la gente si educava, se gli insegnavano, gli facevano leggere Gramsci, ma non è che arrivavano a leggere Gramsci così. Partivano da scie chimici. No? Partivano da forme di rappresentazione del mondo molto elementari, molto grossolane, che sono meglio di niente. Ma ad esempio anche tipo la teoria del complotto, no? Questi qua pensano che Bilderberg, chiaro che Bilderberg è una cazzata, chiaro che Illuminati è una cazzata, però alla fine è come quello che Gramsci dice nel senso comune, cioè sono delle favole che permettono di cambiare il mondo. Alla fine il Bilderberg che storia è il fatto che ci sono delle persone chiuse in una stanza che decidono come deve andare il mondo alle due spalle. Chiaramente non sono quelle 10 persone in quel cazzo di hotel svizzero che decidono tutto come va il mondo, però è una rappresentazione esagerata di alcune dinamiche che ci sono nel mondo. No? Quindi anche quello non mi sembra che sia quella, no? Poi sul tema del linguaggio, insomma, a me sembra che oggi abbiamo parlato abbastanza di linguaggio, non abbiamo, insomma, andati nel dettaglio, però... Quello che vorrei dire è che non è che il linguaggio è una cosa di involucro, superficiale. Non è che tu dici, voglio essere giovane e allora uso il linguaggio giovanile, vorrei un poco, parlo con Fedez, che figo, no? Perché se fai così, a un punto, quel tipo di costruzione, no? Va a sbattere contro un muro, no? Perché c'è una performance, si spoggia, a un punto si mostra i suoi limiti. Linguaggio è l'espressione dell'attitudine che tu vai a costruire, del tuo essere nel mondo. E il problema è che adesso il linguaggio della sinistra non è che non rappresenti bene la sinistra, è che rappresenta troppo bene quello che adesso la sinistra è. E secondo me ci sono almeno tre cose che non vanno nel linguaggio della sinistra. Il linguaggio della difesa. Tu leggi coalizione sociale, con tutta la simpatia che posso avere come coalizione sociale non politica, spero che non vada mai in politica, che sarebbe un disastro. C'è tutto il linguaggio della difesa. Difesa, dobbiamo difendere la democrazia, dobbiamo difendere la Costituzione del 48, dobbiamo difendere lo Stato sociale, dobbiamo difendere... Difesa, ma che tipo di orizzontesca è la difesa? Cioè, è la trincea, ma appunto, ma la resistenza è una cosa, ma l'attacco, quando è che andiamo all'attacco? Quando è che andiamo a prenderci delle cose nuove? Quello è un orizzonte positivo... speranzoso, emancipatore, cioè il fatto di andare avanti e andare a prendere le nuove cose. Sì, va bene, una cosa è la lotta di pura difesa, l'altro orizzonte completamente diverso è la lotta d'attacco, andare a prendersi le cose. Secondo me quello è un esempio, ci sono tanti altri esempi dove il linguaggio, cioè appunto non è una scelta, come dire, artificiale, arbitraria, usiamo questo linguaggio, è che esprime la tua psicologia collettiva. Il problema non è il linguaggio, è la psicologia collettiva in qualche modo. Bisogna cambiare quella per poi cambiare il linguaggio. Grazie.
cosa agli otto spettatori che sono ancora in streaming. Ci sono ancora in streaming. Ce ne sono ancora 9. Vabbè, uno è Emanuele. No, manca lui. Non è vero, la primissima battuta è che la situazione è tragica, ma non è disperata, nel senso che non abbiamo detto abbastanza, ma che la maggioranza invisibile si renda conto che è fottuta è evidente. Cioè che ci siano in Italia 50% di persone che non vanno a votare, che capiscono che la politica non fa nulla per loro, lo sanno benissimo, ignoranti o non ignoranti che siano. E stanno aspettando un'offerta politica ad altezza. Il libro di Emanuele e di Alessandro ha il pregio di offrire non solo un'analisi sociale, ma anche una prospettiva politica, perché parla di quelle che un tempo si erano di forme di struttura, no? Del sistema di welfare. Quindi noi abbiamo un'offerta politica e abbiamo gli interlocutori. Ora, si tratta di quagliare, ce la faremo. Se comprate il libro di Emanuele e Alessandro, ce la faremo. Grazie a tutti e se volete aspettare quando non ci sarà insieme, giusto? Scusate, approfitto solo per una comunicazione velocissima. Per chi volesse, settimana prossima, sempre di artista, 19, c'è un incontro di Libera. Parliamo di mafie, chi interessa può chiedere informazioni. Grazie. E se volete lasciare un contributo, c'è una cassetta lì. Costava di dare. Così non fai più occhi perché non la do. Io mi amici, quando vorrei. Ma tu veramente? No, beh, ciao,